Ok, vediamo. Si dovrebbe vedere e siamo live. Microfono c'è. Allora, ciao a tutti e benvenuti a questo seminario introduttivo a MATLAB. Siamo live dalla Scuola Superiore Sant'Anna, aula 3, per chi ancora voglia di raggiungerci e inizieremo presto. Il programma di oggi è un seminario di un paio d'ore in cui nella prima parte presentiamo un po'. Ci presentiamo a voi, presentiamo l'Ambassador Program, tutte le cose che avete a disposizione con la licenza e invece poi faremo una, dopo una breve introduzione con un live script, faremo una pausa caffè e faremo qualche esercizio assieme. Allora. Passiamo qua. Vai, lascio te. Buongiorno a Guarda, ti do tutti, questo. buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessio Di Minello, lui è Federico, siamo effettivamente studenti dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna. Io studio ingegneria robotica dell'automazione a Pisa e uso MATLAB dal secondo anno di laurea triennale. Lo uso quotidianamente per i progetti universitari in ambito robotico e controllistico, sviluppo essenzialmente algoritmi di controllo per vari progetti accademici, ecco. Ah, Invece Federico, presentati. brevemente, io ho finito, sono un dottorando al momento, sto facendo il dottorato in biorobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna e ogni giorno utilizzo MATLAB per analisi di dati e simulazioni, in particolare in applicazioni protesiche, quindi per il controllo di mani robotiche. Bene, quindi il programma di oggi sostanzialmente si divide in due parti. Una prima ora abbondante in cui faremo una breve introduzione a MATLAB, l'utilizzo di MATLAB per chi non lo conosce, per chi sta solamente alle prime armi con l'utilizzo di MATLAB. Poi faremo una piccola pausa e in seguito dedicheremo la maggior parte del tempo a svolgere degli esercizi insieme in cui se avete dubbi ci potete chiedere, ci confrontiamo a vicenda, ecco. Ovviamente raggiungo certi numeri di esercizi riceverete qualche gadget, potete scegliere quello che più vi piace. Bene, allora noi abbiamo due canali social sostanzialmente. Il primo è un gruppo Facebook in cui pubblichiamo degli argomenti interessanti, degli spunti, dei topic sempre riferiti a MATLAB o Simulink, e poi il nostro canale YouTube in cui potete trovare le live, ma anche dei short video che possono essere illustrativi per determinati argomenti. Bene. MATLAB sostanzialmente per che cosa sta? L'acronimo appunto identificato dalle due parole Matrix Laboratory. Sostanzialmente MATLAB è un linguaggio di programmazione matrix based, cioè si basa appunto sull'utilizzo dei vettori e matrici. In cosa può essere usato MATLAB? MATLAB spazia sotto tanti punti di vista. Potete usarlo per la generazione di algoritmi di controllo, potete utilizzarlo anche per lo sviluppo di applicazioni, per semplice raccolta dati, per modellazione, simulazione, è molto ampio e variegato. Non solo in ambito accademico, ma anche in ambito lavorativo, ma l'abbiamo utilizzato tutti i giorni la stragrande maggioranza delle aziende. Quindi, come dicevo prima, appunto potete vedere sia un utilizzo accademico in molte università in tutto il mondo, ma anche utilizzo industriale, in ambito robotico, medico, aerospaziale, automotive, eccetera. Ora, dove sta la potenza di MATLAB? Ora, la stragrande maggioranza di voi conoscerà il linguaggio C, magari l'ha utilizzato, non l'ha utilizzato, ma sa che esiste questo tipo di linguaggio di programmazione. E la differenza appunto tra l'utilizzo di MATLAB e l'utilizzo di C sta nel fatto appunto che MATLAB è molto più significativo, molto più immediato, molto più user-friendly. Infatti avrete un'interfaccia che adesso vedremo, è un modo più immediato di programmare e utilizzare, appunto lavorare con il codice. Bene, facciamo un esempio molto semplice, tutti conosciamo le matrici. Sapete appunto che fare il prodotto di matrice è un lavoro appunto che fin quando abbiamo matrici piccole è molto immediato. Ora, se noi volessimo fare un prodotto matriciale in C risulterebbe un qualcosa di molto complesso e articolato. Infatti,
senza l'utilizzo di librerie avremmo un codice che bene o male sarebbe così composto, con l'utilizzo e definizione di tante variabili, l'utilizzo dei cicli for, e quindi come potete vedere è molto pesante anche dal punto di vista computazionale. Ora, la potenza di matte la basta appunto nell'andare a definire in modo immediato delle matrici e semplicemente utilizzando un prodotto, dopo aver definito queste matrici, Matt restituisce direttamente il risultato senza andare appunto ad appesantire il codice e avere un carico computazionale ovviamente più basso. Quindi, perché appunto l'utilizzo delle matrici? Come dicevo appunto precedentemente, MATLAB è basato sull'utilizzo delle matrici e quindi lavora appunto diciamo, con una serie di calcoli che sono ovviamente meno pesanti, dato che il codice appunto è molto più leggero. Ti ho tirato solo un po' l'audio. Bene, MATLAB sostanzialmente è suddiviso in due branche. Abbiamo la versione locale che si installa sul vostro computer, che sfruttate sostanzialmente per i calcoli più onerosi, per effettuare appunto, diciamo, progettare argomenti relativi al deep learning, simulazioni che richiedono appunto più potenza grafica e anche computazionale. Ma allo stesso tempo è presente una versione online che ti permette appunto di sfruttare le risorse online, sfruttare appunto la potenza di calcolo online, per andare a effettuare dei calcoli appunto di base, che sicuramente non saranno complicati e pesanti computazionalmente come quelli locali, ma permette di effettuare l'esecuzione di qualche script. Allo stesso tempo è presente anche un drive in cui potete caricare e eseguire dei codici che avete scritto sia nel MATLAB online ma anche nel MATLAB locale, poterli eseguire direttamente dal browser. È presente anche una versione mobile, nel proprio smartphone. Cosa vi permette la versione mobile di fare? La versione mobile permette di sfruttare i sensori presenti nel proprio smartphone per andare a effettuare una serie di analisi e valutazioni. Per esempio, volete monitorare l'andamento di un'auto, l'accelerazione, la velocità angolare. Potete sfruttare accelerometri, giroscopio, magnetometro. Ci sono una miriade di sensori nei nostri smartphone e quindi potete utilizzare questi sensori per le vostre analisi. E poi potete andare a lavorare anche con i dati ottenuti dai vostri sensori, sia in versione online sia in versione locale. Bene. Ora, la potenza di MATLAB sta anche nella sua miriade di toolbox che esso possiede. Ora, la nostra università ci consente fortunatamente di avere a disposizione tutti i toolbox di MATLAB, dato che abbiamo una licenza totale. L'utilizzo di questi toolbox è molto variegato, si può andare dall'utilizzo dei toolbox in ambito economico, in ambito robotico, in ambito di machine learning. Come vedremo anche successivamente, è molto immediato, basta andare appunto o sia dall'applicazione installata nel computer, direttamente scaricare direttamente i software, oppure in fase di installazione di MATLAB, di prima installazione di MATLAB, potete scegliere i toolbox che più vi interessano. Inoltre, sono presenti dei corsi molti introduttivi a MATLAB, per esempio il MATLAB Honor, il MATLAB Fundamentals, che vi servono passo passo a conoscere pian piano MATLAB, presentando degli argomenti di teoria che vi cominciano a far familiarizzarvi con l'interfaccia, con il linguaggio MATLAB, ma anche degli esercizi guidati che potete fare voi stessi, ma poi potete verificare immediatamente subito dopo se quello che ho fatto è corretto. Quindi alla fine di ogni corso vi verrà rilasciato un certificato che dimostra appunto che voi siete in grado di utilizzare MATLAB per eseguire questi corsi e potete avere anche qualcosa appunto di vostro, diciamo, che potete portare, presentare come voi, diciamo, per voi stessi, che siete in grado di utilizzare MATLAB. Poi, se posso, Ale, anche riguardo a quest'ultima cosa dell'Ambassador Program, una cosa che stiamo cercando di creare piano piano, cioè io avevo iniziato a crearla quando purtroppo era iniziato il lockdown, che era più difficile, ma adesso che si può riprendere con gli eventi in presenza così, l'idea è di costruire attraverso i nostri canali di comunicazione quasi una sorta di stack exchange qua del campus universitario, cioè non solo sfruttare il gruppo per pubblicizzare i nostri eventi, può essere anche un momento per condividere
un po' come si fa in ingegneria del suicidio, no? Quando uno vuole fare, ha bisogno per degli esercizi, ha bisogno per delle cose. Cioè, noi in un certo senso ricopriamo, possiamo ricoprire anche una sorta di ruolo di tutoring e mentoring per queste cose qua. Quindi poi relativo a quello che dicevi, insomma, immagino che tutti voi l'abbiate installato, ma nella presentazione che vi abbiamo lasciato trovate poi i link rispettivi, se siete Università di Pisa, Scuola Sant'Anna, per le vostre licenze. Questo era quello che vi diceva Alessio sui corsi online, quindi se voi andate su MATLAB Academy, in cui trovate il link in questa slide, vedete che abbiamo a disposizione un sacco di corsi, sono tutti gratuiti e rilasciano tutti i certificati. Sono corsi di qualche ora, i più semplici e la maggior parte sono di un paio d'ore, quindi noi oggi trattiamo gli argomenti di uno di questi corsi online un po' riadattati anche per, insomma, per fare qualcosa di diverso che il MATLAB OnRamp, ma ci sono tanti altri argomenti, potete trovare argomenti di machine learning, deep learning, analisi dei dati, quindi data processing, visualization, analisi di immagini, ci sono davvero tanti argomenti, anche forse per voi che venite più da un ramo più controllistico dell'automazione, cioè, ci sono corsi di Simulink, Simscape, dovrebbe esserci anche base di controllo con Sì, Simulink, sì, con sì. Ramp, ci sono veramente tanti corsi e rilasciano tutti comunque dei certificati che, anche se non hanno dei voti, sono degli attestati di completamento. Poi MATLAB Central è un'altra piattaforma online in cui voi potete trovare diverse cose, cioè nella pagina, se vedete, potete trovare MATLAB Answers, che è un po' quello che stiamo cercando di creare qua nel nostro piccolo Pisa, la Scuola Sant'Anna, cioè una zona di internet in cui la gente condivide propri dubbi, perplessità, esercizi. File exchange dove le persone condividono proprio codice, questo è molto utile perché molto spesso quando uno sta cercando qualcosa qualcuno l'ha già fatto, ebbene, e poi altre cose, blogs e la community stessa in cui le persone ad esempio con Kodi e TeamSpeak si possono interfacciare per fare altre cose e condividere altre cose. Quindi presentando l'outline, adesso fino alla pausa caffè, quello che faremo è vi faremo rivedere al volo come è fatta l'interfaccia grafica di MATLAB, come funziona l'import data tool e poi passeremo ad una demo guardando assieme un live script e magari presentando anche delle cose che anche per chi di voi ha già delle basi introduttive di MATLAB può essere carino per capire anche come presentare codice con i live script, ad esempio, che sono delle cose che in altri linguaggi di programmazione non ci sono. La cosa che assomiglia di più, per chi di voi magari conosce Python, sono i Jupyter Notebooks, è la cosa che si avvicina forse di più. Vai, dimmi. Bene, questa è l'interfaccia di MATLAB, perché se non conoscete lo vedete adesso per la prima volta. Bene, come è divisa l'interfaccia di MATLAB? Sostanzialmente abbiamo di base un command window, che sostanzialmente è un foglio bianco in cui potete fare i conti, è una calcolatrice, può essere un foglio, una riga di comando, potete fare di tutto dal foglio. Poi abbiamo appunto il workspace. Il workspace è una zona, cioè una parte dell'interfaccia in cui vengono salvate tutte le variabili che voi create. Qualsiasi variabile che voi create nel command window verrà salvata nel workspace e accanto appunto vi darà il rispettivo valore, la rispettiva dimensione, se è una matrice, oppure se è una stringa vi verrà verificato che è una stringa, il tipo di, se è una variabile double, se è una variabile intera. Poi abbiamo appunto questa zona di qua degli script in cui voi potete creare il vostro codice. E poi eseguirlo nella command window, cioè chiamando il nome del codice che avete scritto, potete eseguirlo nella command window. Tutte le variabili che create nel vostro script e che poi eseguirete nella command window verranno sempre salvate nel workspace. Mentre per quanto riguarda gli script, tutti gli script che voi salvate verranno salvati a loro volta in una cartella MATLAB. Vedrete sempre qui, sono sempre questa zona di qua che è qui appunto avrete la lista MATLAB con tutti gli script che voi avete creato, mentre qui sopra avete appunto la parte di controllo in cui potete creare un nuovo script, aprire un nuovo script che già avete creato, salvarne uno, eseguire il codice con il comando di run, eseguire anche parti del codice
Infatti, se voi vedete questa zona in giallo evidenziata con due percentuali, identifica una sola zona, cioè una zona dello script che potrete seguire, solamente questa zona in giallo, premendo appunto l'ansia. Potete inserire commenti, potete cercare parole all'interno del vostro script e così via. Qui si vede ancora meglio. Qui abbiamo appunto la parte di pulizia del codice, diciamo. Potete commentare, decommentare, creare sezioni, poi prima questo abbiamo appunto la parte di esecuzione del codice, eseguire l'intero script, eseguire parte dello script run section, oppure run advanced vi esegue parte del codice e passa direttamente parte, diciamo, della sezione che vedete iniziata in giallo e esegue successivamente alla parte successiva. Poi vedete creare dei breakpoint. I breakpoint sono appunto dei breakpoint che voi inserite nel codice e quando andate a eseguire, MATLAB eseguirà lo script fino al breakpoint che avete imposto da voi, senza eseguire tutta la parte inferiore al breakpoint. Questo può essere utile se voi volete vedere come si comporta lo script fino a un certo punto, se funziona. Quindi se funziona fino al breakpoint, siete sicuri che lo script fino a quella parte è corretto. Se vedete appunto che non funziona, dovete preoccuparvi che c'è qualcosa di, c'è un errore nella parte precedente al breakpoint che voi avete inserito. Questo appunto è il tab della home, qui sopra appunto vedete 6 tab. Nella parte home, appunto, potete gestire la creazione di nuovi script, importare dei dati da un dataset, come ad esempio prima parlavo del MATLAB Mobile. Quindi, ad esempio, se voi avete creato un dataset, avete raccolto dei dati dal vostro cellulare, volete importare su MATLAB attraverso l'applicazione, caricandoli sul drive, potete scaricarli da qui, oppure salvarli nel workspace. Questo invece appunto è Simulink, che è un altro mondo, un altro argomento sempre legato strettamente a MATLAB, su cui faremo successivamente un altro seminario. Mentre la parte di add-on, appunto, come dicevo prima, è diciamo, quella sezione in cui potete scaricare tutti i toolbox di MATLAB. Basta cliccare qui, vi verranno presentati tutti i toolbox, e potete scaricare immediatamente e installare quelli che più vi interessano. Mentre da qui avete i collegamenti rapidi alla community, in cui potete chiedere magari un dato argomento che vi interessa e ci sarà qualcuno nel mondo che probabilmente avrà già svolto quel vostro task e avrà trovato la risposta che voi cercate. Oppure avete il collegamento al supporto MATLAB, oppure direttamente il collegamento alle lezioni, diciamo appunto ai corsi o MATLAB Qui parlavamo di cui prima, parlavamo quindi prima. self-discourse. Esatto, il self-discourse. Bene, adesso appunto vediamo un breve video in cui vi viene introdotto come appunto importare i dati in MATLAB che avete appunto raccolto, che avete trovato online. Hi everyone, today I'll be showing you how to import Excel data into the MATLAB by writing any code. This is very useful when you have to do analysis on data, but don't want to spend the time learning the Hi everyone, today I'll be showing you how to import Excel data into MATLAB without writing any code. This is very useful when Hi everyone, today I'll be showing you how to import Excel data into MATLAB without writing any code. This is very useful when you have to do analysis on data, but don't want to spend the time learning the functions to import that data. If you have multiple Excel files that you need to import, but don't want to import each one individually. But first, let's take a look at the data I'm going to be using in this video. Here I have data on cars manufactured from 1970 to 1982, with headers and multiple columns containing details about the cars. To import this data, let's start by opening the Import tool. You can do this by clicking the Import Data icon under the Home tab and navigating to the Excel file that you want to import. Scusami un attimo, perché qua non lo sento. Ora lo sento anche lui. But I like to simply double-click on the file from the current folder directory. With the Import tool open, you can select data by left-clicking and dragging the data that you want. You can see that the range field is updated as I do this, but I'm just going to use the initial selection range. What's great about this is that MATLAB automatically leaves out the headers in the selection, but we can see that the columns will be named when we import the data. With our data selected,
We simply press the green check mark to import it. We'll then get this notification saying that the data was imported properly. By default, data is imported as a table. If you would like to change this, go to the drop-down under output type. Column vectors are probably what most of you are used to, so let's import this as well. This time, in the notification, we can see that multiple variables are imported. This is because when we import the data as column vectors, each column of data is stored into an individual variable. Some of you might be wondering why some of the cells are highlighted as tan color instead of blue. This is because they are classified as unimportable cells. In this case, it's because there is no data in the cell. Up here, under the unimportable cell section, we can see that the cells will be imported as a NaN or not a number. NaNs are MATLAB's way of representing values that are not real or complex numbers. You can change these cells to import as a number if you would like, but we're not going to need to do that in this video. Switching back to MATLAB, we can see the data that we imported. But what if you have multiple Excel files of data, such as lab results from several different tests, but you don't want to open up the import tool each time to import each set of data? To solve this, we can generate a function to import each data set for us. To do this, let's go back to the import tool. Right under the green check mark, where we imported the data, we click the drop-down. From this, you can see that we can also generate scripts and live scripts. So let's select the generate function option. This will pull up a new function in MATLAB. In this function, we can see all the code that we received from writing. I enjoy using this feature because all the code is commented, which makes it really easy to edit and incorporate into any other scripts that I'm writing. If we want to use this function, we just have to save the function and then call it using the file we want to import. I'm going to import a different set of card data using the function I just generated. With that, you know everything you need to know to get started with the import tool. With the data imported, I'm going to show you some visualization you can do with it. And once again, without writing any code. Qua magari per la parte di visualizzazione, dopo vediamo cosa nei dettagli. Quindi insomma, un po' riassumendo, è molto comodo in realtà questo tool, anche se il video è un po', magari visto così di sfuggita in inglese, lascia un po' meno, perché se voi avete programmato in altri linguaggi sapete che di solito il parsing di un file è una delle cose un po' più antipatiche da fare. Cioè, ci sono dei tool a volte che ti aiutano a fare il parsing in automatico. L'import tool in realtà è molto comodo perché non solo ti aiuta già in automatico a vedere come fare il parsing nel modo migliore, ma eventualmente anche te lo importa in un formato di dati che è più conveniente per te. Quindi se vedo che ci sono solo dati numerici, posso scegliere di importare solo una matrice. Se vedo che ho dei dati misti, quindi un po' numerici, un po' categorici, con stringhe, numeri, eccetera, posso farmi una tabella, posso farmi delle celle, posso farmi delle strutture in alcune circostanze, posso fare un po' quello che voglio. Oltretutto, nel caso in cui, e questo non vale soltanto nel caso di file importati da Excel, vale in file anche importati da altri formati, se vedo che ci sono degli spot mancanti, cosa che magari può succedere quando poi voi lavorate con dati veri, c'è la possibilità di gestire in automatico cosa fare in caso di dato mancante. Quindi posso scegliere se voglio uno 0, voglio un not a number, voglio che là effettivamente non ci sia segnato che manca un numero, posso gestirmela come voglio. E oltretutto, e questa è una regola che vale un po' in generale, sia l'import data tool sia altri tool che hanno MATLAB permette anche in automatico di generare una funzione di codice che è lanciabile, che la prossima volta potrà rifare quella cosa in automatico senza rifarla tutta dall'import data tool. Questo si può fare per le figure, ad esempio per i grafici, che secondo me è una cosa molto comoda, interessante, ma si può fare anche per tante altre cose. E se siete interessati, in alcune circostanze queste cose qua si possono anche utilizzare per generare codice per altre piattaforme. Cioè si possono utilizzare dei coder che permettono di, da codice scritto questa volta, quindi non da un tool di questo tipo, permettono ad esempio di partire da un codice MATLAB semplice che voi avete fatto magari in pochi giorni di lavoro, vi permettono di implementarlo per il deploy in una scheda, in hardware, oppure anche ad esempio in cluster computer GPU. Bene, adesso allora direi che ci tuffiamo direttamente nella parte con il live script. E forse voi, se non siete riusciti a connettervi, siete senza, quindi magari passagli pure questa. E nella pennina gli ho messo sia il live script che la presentazione.
Ok, questa è l'ultima parte che facciamo prima della pausa caffè, che facciamo tra una ventina e 25 minuti, e poi abbiamo messo a disposizione un po' di esercizi da fare, sia per chi è qua, sia per chi ci segue da casa, che verranno condivisi via mail, quindi basta avere una mail a cui c'è associato un account, e insomma, anche sulla base di quanti esercizi vengono fatti, si possono vincere dei gadget, ed è un modo comunque con cui potete mettervi alla prova per i contenuti affrontati nel seminario. Come è scritto qui nel live script, che per chi ci segue da casa vi ricordo che potete scaricare dal link in descrizione del Google Drive. Vedete che nell'intestazione noi abbiamo scritto che insomma, parte dei contenuti che presentiamo sono comunque disponibili nel MATLAB OnRamp, sono riadattati. Quindi se avete l'occasione, avete voglia di provare a casa, potete provare anche a farvi questo corso per conto vostro, che ha della durata di un paio d'ore ed è completamente interattivo. Quindi è simile al modo in cui vi stiamo per presentare le cose, con la differenza che il codice di volta in volta lo scrivete voi, lo sottomettete e vedete se è corretto. Similmente a come faremo con la piattaforma MATLAB Grader, che è quella con cui vi condividiamo gli esercizi tra poco. Quindi, questo è come si presenta un live script, quindi l'editor a questo punto, se vedete, è diventato un live editor. La cosa che secondo me è molto carina nella presentazione di codice attraverso un live script anziché uno script normale è che voi potete inserire testo, quindi vedete noi al di là dell'intestazione che abbiamo fatto un po' così per presentare tutto il contenuto, noi abbiamo aggiunto una Table of Content, quindi qua riuscite già a vedere un po' in anticipo i contenuti del seminario e le sezioni di questo codice sono indicizzate, per cui se io clicco su Array Types, automaticamente dovrei finire nella sezione Array Types. Non so perché non finisco nella sezione Array Types, però è tutto indicizzato comunque, insomma, quindi sulla base anche del contenuto che viene aggiunto dinamicamente nel live script, uno ottiene una tabella di contenuti. Che è anche formattabile, diciamo, con i comandi tradizionali che poi sono presenti anche in Word. Oltretutto permette, specialmente per chi come noi lavora nel campo ingegneristico, di inserire equazioni, di inserire immagini, diagrammi, e questo è molto utile perché poi nella presentazione di alcune sezioni del codice ovviamente può chiarire alcune cose. Quindi per quanto riguarda la sintassi base, come nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, l'assegnazione si fa con l'uguale. Vedete che qua ogni tanto, adesso non nel modo in cui l'ho messo così, nel live script avete in alto a destra, avete la possibilità di scegliere di presentare gli output di ogni sezione o di ogni riga in tre modi diversi, cioè li potete presentare sulla destra, e quindi qua vi compare una sezione in cui vedete gli output dello script sulla destra. Possono essere presentati sotto, oppure le righe di codice possono essere totalmente oscurate. Cioè in questo caso qua compare soltanto testo e l'output delle cose che fate, quindi non vedete nessuna riga di codice. Questo può essere carino se diciamo, il live script viene presentato in modo tipo in formato report, per mostrare degli esercizi, delle cose che avete fatto, e quindi alla fine magari non vi interessa mostrare il codice a una persona, vi interessa dire ho fatto questo, 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 questo è il risultato, e magari gli mettete il risultato direttamente senza mostrare alcuna riga di codice. E vi dicevo questo perché se voi mettete il risultato in line, vedete che ad esempio in questo live script ci sono un po' di warning, nel quale qui ve ne parliamo, di fatto warning non implica che il codice non compili come in altri linguaggi, ma semplicemente vi dice che qualcosa che state facendo non è efficiente, non è presentato nel modo più efficiente possibile. La maggior parte di questi warning, infatti, nel nostro codice qua, sono dovuti al fatto che noi vogliamo fare dei display per farvi vedere delle cose e che sono un modo con cui il programma viene rallentato e in alcuni casi, anche se quella variabile la continuiamo a riassegnare, giustamente il compilatore ci dice che quella variabile è inutile, non serve salvare quel particolare valore a quella variabile. Quindi i warning ci dicono semplicemente questo, che le cose che facciamo a volte si possono fare in un modo migliore. Torno a questa visualizzazione qua
MATLAB ha anche già delle costanti dentro automatiche come pi greco, permette anche di codificare i numeri complessi, quindi con l'utilizzo dei simboli i e j, ad esempio, è possibile codificare numeri complessi. Di default, se voi ad esempio iniziate a fare un ciclo for e chiamate questo indice i o j che va da 1 a, sovrascrivete in automatico la costante del numero complesso. Quindi in un certo senso perdete la capacità di utilizzare l'unità immaginaria in quello script. Quindi ricordatevelo ogni volta che fate in realtà un ciclo in cui iniziate scrivendo i o j, di fatto state sovrascrivendo l'unità immaginaria che di default sarebbe disponibile nello script. Potete chiamare funzioni di qualsiasi tipo, matematiche, e qua vi ho fatto vedere che mo molto spesso le potete insomma chiamare anche ad esempio nel caso di quelle trigonometriche con gradi e radianti. Ci sono diversi comandi di desktop management, diciamo, cioè che molto spesso magari li potete sia lanciare facilmente all'inizio di uno script per fare delle cose, ma anche da command window, a volte sono comodi da lanciare, e questi sono save per salvare tutti i dati che avete nel workspace in una variabile che si chiama data.mat, load se viceversa avete una variabile data.mat qua nel workspace e la volete caricare, clear per svuotare il workspace, quindi cancellare tutte le variabili, clc per svuotarvi la command window invece, che è un posto dove potete scrivere delle linee di codice direttamente, senza, non in formato di script. E poi c'è qualcosa relativo ai formati, cioè ad esempio costanti e numeri li potete rappresentare in un formato solamente grafico, cioè se io carico pi greco in MATLAB ha molte più cifre di quelle che vedete rappresentate qua. Però in formato vi permette di averlo in versione estesa con più cifre significative oppure in versione più compatta con sole 4 cifre significative, che è quella di default, tra l'altro. Tipi di array, ok, abbiamo detto che è molto importante giocare con le matrici in questo linguaggio di programmazione perché fondamentalmente consente di fare calcolo vettorizzato, calcolo parallelo, cioè invece che ogni volta utilizzare cicli for e while per fare delle operazioni, molte volte è sufficiente semplicemente gestirsi bene il modo in cui queste cose sono arrangiate e fare dei prodotti nel modo corretto. E questo è molto utile anche nell'indicizzazione logica che vedremo tra poco, che è un'altra delle cose che non si può fare con altri linguaggi di programmazione. Quindi questo è semplicemente uno scalare, i vettori possono essere codificati come vettori riga, quando i termini vengono messi in riga, o colonna, mettendoli già direttamente in colonna, quindi questa stessa riga io potrei anche scrivere così, come forse c'era in qualche slide, ok, adesso è storto, ma è soltanto una questione di tabulazione, quindi lo stesso vettore lo posso scrivere sia così, oppure lo posso scrivere col punto e virgola, quindi aggiungere il punto e virgola permette di cambiare riga, oppure si può fare anche attraverso, diciamo, le tabulazioni normali, premendo invio, andando a capo. E questo diventa magari tanto più utile quando array e matrici che vogliamo definire sono piccole, perché questa stessa qua, magari definita mettendo questa riga in cima, questa riga sotto, permette di visualizzare meglio questa matrice come risultato. Come forse alcuni di voi già sanno, se c'è il punto e virgola, il risultato della riga che state scrivendo di codice viene mostrato nella command window, se non c'è il punto e virgola, se c'è il punto e virgola, il risultato non viene mostrato. Quindi, questa stessa Io parte vedo di codice. Sì. Quindi faccio così. Questa stessa riga, se io la scrivo qua e la eseguo, viene mostrata come risultato. La stessa riga, che posso anche tra l'altro riprendere così con la freccia in su, se ci metto il punto e virgola non la vedo. Dove va a finire questa cosa qua? Se io non la assegno a nessuna variabile, viene assegnata temporaneamente a una variabile answer, a una variabile risposta, che è comunque accessibile fino a che non viene sovrascritta, cioè fino a che per qualche motivo io non rimando un comando che non, in cui non c'è nessuna assegnazione del suo risultato a una variabile, per cui questa variabile temporanea viene sovrascritta.
vettori equamente spaziati, questo tipo di costruzione che si può fare in realtà anche per matrici utilizzando un comando simile che si chiama Mesh Grid, permette di costruire in realtà degli array che hanno, vanno da un certo numero ad un altro numero, da un numero iniziale a un numero finale, e lo possono fare in diversi modi, o assegnando uno step, quindi diciamo la sintassi più generica è questa, in cui metto numero iniziale, numero finale, step, quindi questo costruisce un array che va da 1 a 5 con step di 0,5, e questo è il risultato, oppure con l'in space, in cui io dico inizio fine e chiedo quanti numeri voglio in mezzo, cioè in realtà in mezzo compresi quelli ai bordi, quindi se scrivo l'in space da 1 a 10 e voglio 5 numeri, parto da 1, arrivo a 10 in 5 passi, quindi ho 3 numeri in mezzo. Come vi dicevo, c'è un comando simile che si chiama Mesh Grid per le matrici, e questo è molto utile, specialmente se uno vuole fare un plot bidimensionale su una griglia, ad esempio di una funzione a due variabili. Infatti qui negli esempi viene mostrato proprio per fare plot di funzioni a due variabili. Mesh Grid. Molto simile a l'InSpace, di fatto è la versione di InSpace, 2D, 3D, ND forse anche, 2D, 3D, beh forse ND poi magari non l'hanno implementata, perché ovviamente più aumentate le dimensioni, più la complessità diventa esponenziale della memoria che dovete immagazzinare. Creare matrici, va bene, quindi ci sono dei comandi standard per la creazione di array, numeri e matrici, comandi che permettono di generare numeri casuali con una distribuzione nota, quindi ad esempio rand permette di generare numeri distribuiti uniformemente in un certo intervallo, 0,1 se non sbaglio, e zeros viene utilizzato dando numero di righe, numero di colonne per generare una matrice di zeri. Esistono equivalenti con once, che genera matrici di uni, o altri comandi che magari durante gli esercizi potete, esatto, tipo i3 genera una matrice identità di dimensione 3, once 4 genera una matrice di uni 4. Vuoi fare una matrice di 4, si fa ad esempio 4 per once 4. E poi come vedete questo risultato basta per scrivere l'ans di precedente. Ogni volta, perché non è stato assegnato. Esattamente. Di default vedete che tutte queste funzioni qua di generazione dati, se voi scrivete solo un numero non viene fuori un array, viene fuori una matrice quadrata della dimensione del numero che passate. Quindi once 4 fa una matrice 4x4, rand 2 come vedete qua fa una matrice 2x2, mentre se uno vuole un array, a seconda che lo voglia riga o colonna, deve scrivere 2,1 o 1,2. Indicizzazione. Come vi dicevo, secondo me una delle cose più potenti e utili di questo linguaggio è l'indicizzazione logica, che in realtà vedremo più avanti, ma comunque indicizzazione che si può fare anche con delle keyword, perché ad esempio l'accesso a questa matrice qua a livello dell'ultima riga, seconda colonna, si può fare senza sapere già la dimensione della matrice, solo utilizzando la keyword AND. E così posso fare anche se voglio ad esempio la penultima, facendo AND meno 1, se voglio la seconda dalla fine AND meno 2, e così via. Vi ricordo, per chi viene da altri linguaggi di programmazione, ad esempio C, che in MATLAB in realtà l'indice di partenza è 1 e non 0, questa è una peculiarità che a volte è scomoda nel passaggio da un linguaggio all'altro, più che quando si passa da C a MATLAB, forse quando si ritorna a C dopo essere stati in MATLAB, e quindi in realtà l'indicizzazione di un array o di una matrice non è da 0 a n-1, dove n è la dimensione, ma è da 1 a n, tutto qua. E utilizzare come keyword, come simbolo indicatore, i due punti permette di accedere a tutti gli elementi in quella dimensione, quindi scrivendo a due punti si accede a tutti gli elementi che ci sono in colonna della seconda riga, quindi in particolare la seconda riga.
Vabbè, e questo può essere utilizzato anche ovviamente per prendere sottoinsiemi di elementi che voglio estrarre in una matrice, cioè se io metto da 1 a 3, sto andando a pescare le righe da 1 fino a 3, in particolare qua in generale si possono mettere anche vettori, ecco, questa è una cosa che non c'è in questo live script, è che se ad esempio io faccio A e mi genero una funzione, scusate, mi genero una matrice che è 5x5 random. Se io faccio A e ad esempio voglio la prima e la terza riga, che non è una cosa che posso fare con 1, 2 punti 3, posso anche far così in realtà. Così mi prendo la prima e la terza riga, cioè anche con un vettore in cui incasello tutti gli indici che voglio, in realtà posso accedere a quegli elementi, cioè facendo così io mi prendo la prima e la terza riga. Okay. La stessa cosa la posso fare se ad esempio voglio La colonna. le colonne o viceversa se voglio elementi che stanno in tutte le combinazioni tra iesima riga e jiesima colonna, mescolando due volte la notazione con i vettori. Ecco. Cos'altro? Per la moltiplicazione, ecco, state attenti perché MATLAB sfrutta molto questa cosa, quindi nell'operazione tra vettori e matrici, li tratta come se fossero strumenti matematici più che strumenti informatici, cioè l'array tradizionale, il vettore in MATLAB viene trattato più come un array matematico piuttosto che un array informatico, proprio per il fatto che distingue tra riga e colonna. Questo si riflette nel fatto di come fa le operazioni matematiche, cioè nel momento in cui uno vuole fare una moltiplicazione normale, senza punti, gli elementi vengono trattati in modo matematico. Quindi se uno ha una matrice di uni e una matrice di due, quando fa la moltiplicazione segue la tradizionale moltiplicazione matriciale riga-colonna. Mentre nel momento in cui uno invece mette un punto, questa qua diventa una moltiplicazione element-wise, elemento per elemento. Quindi in realtà l'elemento corrispondente in entrambe le matrici viene moltiplicato e viene assegnato nella stessa casella del risultato. Infatti vedete che in un caso qua viene una matrice di 4, nel secondo caso invece viene una matrice di 2. Questo ovviamente richiede una gestione diversa poi delle matrici, perché in una matrice di quando viene fatta una moltiplicazione matematica, la compatibilità tra le matrici deve essere che il numero delle colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda, perché faccio riga colonna, mentre nel caso element-wise devono avere esattamente la stessa dimensione. Quindi questa è la differenza principale. Vai, ti ripasso un po' la parola anche Bene, appunto, come ha detto precedentemente Federico, con la variabile random, ad esempio in questo caso sta creando una matrice di 10 righe per 3 colonne, e attraverso la funzione size noi possiamo immediatamente andare a vedere qual è la dimensione della variabile, della matrice, del vettore che noi abbiamo inserito tra parentesi, e poter appunto vedere come risulta, assegnare appunto in questo modo alla variabile xRow il valore 10, che è il numero di righe della matrice creata precedentemente, e xCol è il numero di la dimensione appunto delle colonne della matrice. Allo stesso modo, con la funzione max, posso andare appunto a vedere qual è il valore massimo appunto del valore più maggiore che ho all'interno appunto di questa matrice, sia come riga che come indice. E, allo stesso modo appunto il valore minimo. Tutte queste funzioni appunto sono delle funzioni immediate che vi permette appunto di andare a valutare varie cose di matrici, vettori, e se voi ad esempio non vi ricordate cosa rappresenta una determinata funzione, potete anche semplicemente, come ho fatto poco fa Federico, Aspetta un po'. semplicemente scrivere help e il nome della funzione. Ad esempio, voi non vi ricordate cosa vuol dire rand, cioè magari max e min è molto immediata come cosa, magari il rand uno non si ricorda che cosa rappresenta, cosa vuol fare, basta scrivere help rand. Automaticamente vi verrà restituito un report che riporta direttamente alla documentazione MATLAB, che vi dice subito che cosa sta a significare quella funzione, a che cosa serve, e vi dice anche come sfruttarla. Anche qui vi dice appunto che rand n ritorna una matrice n per n che contiene dei valori pseudorandomici secondo una determinata distribuzione di probabilità. Quindi questa è appunto una cosa che molto vi aiuta molto, ecco, aiuta un po' molto.
Qui vediamo appunto un esempio in cui appunto vengono definite un numero di punti, è un vettore di valori da 1 a 10 che è suddiviso in 1000, appunto, 1000, 1000, diciamo, diviso in 1000, appunto, si prendono 1000, 1000 elementi tra 1 e 10. Viene creato questo vettore e si definisce appunto questa equazione. Qui vediamo appunto come la potenza dell'iScript ci permette appunto di andare a variare determinate parametri che noi abbiamo assegnato attraverso appunto questa interfaccia immediata. Ah, adesso è perché non è in memoria. Devi Ah, devo rilancio eseguire lo tutto. script. Sì. Allora, aspetta, vai, rilancio tutto. Quindi, ecco, se voi andate ad esempio nel live editor, per quelli di voi che hanno scaricato lo script, mentre lo lancia, adesso la mia scheda grafica è imballata con lo streaming, mi sa. OBS Se voi andate su Insert, nel live editor, vedete che in cima avete delle funzionalità che di solito non avete quando fate gli script, cioè al di là del fatto che potete aggiungere immagini, testo ed equazioni, che sono cose utili, interessanti, o link, avete la possibilità di aggiungere controlli e task. Controlli e task implica che aggiungete dei componenti dinamici all'interno dello script che avete generato, che permettono, ad esempio, quando voi passate il codice ad una persona, di aggiornare in modo dinamico delle cose. Permettendo anche ad esempio di rieseguire in modo automatico quella sezione nel momento in cui la persona cambia il controllo o il task o gli elementi che ci sono all'interno del task. senza andare a modificare la variabile che vi interessa. Esatto, in un certo senso è anche quasi come guidare l'utente a toccare determinate parti di codice che sapete che poi sono effettivamente modificabili e alterano, insomma, in modo predicibile il risultato. Quindi questo era un esempio con smooth data, serviva per Sì, fare, un plot dei dati filtrati. esatto, filtrati. Quindi qua se tu metti, Se ad esempio noi vogliamo mettere un input data y lungo sì, non te l'avevo preso, y, esatto. Ah, ho capito io, sai, forse perché. Guarda. Può essere che questa qua l'abbia. non l'ho seguito ancora. Ok, se non l'ho seguito. Sì, perché la scheda grafica è Ancora abbastanza imballata. la registrazione, Tra le diciamo. task, comunque, vedete che ci sono diverse cose che potete fare, quindi non, molto spesso queste task sono state concepite per fare degli step di pre-processing, che a volte si possono fare magari anche in qualche riga, ma ci viene garantito il modo di farlo in modo automatico, in modo grafico, molto veloce. Quindi qua, in questo caso qua, lo smoothing dei dati è una delle prime cose che uno fa, magari quando ha dei dati rumorosi di letture di qualcosa o comunque di un'osservazione di un fenomeno parzialmente aleatorio, e si può aggiornare online già modificando i parametri del task, ad esempio la quantità di filtraggio o il metodo di filtraggio. Si può cambiare online il modo in cui questi dati vengono aggiornati. Irresponsivo. No, per niente, cioè completamente sì. Va bene, il vostro, soprattutto nel vostro computer, dovrebbe funzionare senza problemi. Qua ho la scheda grafica che ovviamente per lo streaming sta dando tutta se stessa. Tendenzialmente in generale i live script ovviamente richiedono uno sforzo computazionale molto maggiore degli script normali, ovviamente, perché c'è tutta una parte di rendering grafico e di rendering online che nello script normale non c'è. Quindi lo script ogni volta che voi premete run viene rieseguito tutto o viene rieseguita la sezione. Il live script ha bisogno anche di una parte di display grafico che richiede. Sì, adesso mi sono un casino. Comunque, insomma, questa era per darvi un'idea delle cose. Si possono aggiungere anche dei controlli, se non sbaglio, più avanti ci sono dei controlli, ad esempio degli slider o degli elementi comunque in cui si possono inserire dei numeri, dei parametri con cui l'utente può giocare, cambiare le cose. Come dicevo precedentemente, con il comando help, a
avete un immediato riscontro della funzionalità di quel comando, oppure con doc avete direttamente tutta la documentazione relativa a quella funzione, a quel determinato comando. Allo stesso modo potete gestire tabelle attraverso la funzione table, dandogli appunto una serie di valori, in questo caso sono dei valori sempre randomici. Da solo automaticamente Matlab crea una tabella con un determinato nome che voi scegliete. Questi appunto li potete ordinare secondo un determinato criterio che voi sempre potete scegliere attraverso questa funzione sort rows. Poi potete richiamare appunto, potete estrarre appunto da questa tabella i dati attraverso il punto. Quindi se voi avete chiamato questa tabella data, scrivendo data appunto il nome della tabella, viene restituito il vettore relativo alla tabella. Allo stesso modo potete aggiungere colonne. E forse una cosa sempre ganza dei live script è che, ad esempio, le tabelle, se mettete dati in forma tabulare, potete anche cambiare il sorting direttamente, giocando direttamente dalla, insomma, da una parte da un'interfaccia grafica del live script che vi permette di riordinare i dati della tabella, quindi quasi come se fosse Excel, ma che ve li riordina poi davvero nelle variabili. Potete lavorare sempre anche con gli operatori logici, in questo caso appunto per esempio il segno di maggiore, dopo aver definito il vettore potete definire i valori maggiori di 4, l'operatore AND, l'operatore OR, oppure il doppio uguale appunto, assegna appunto a questa variabile test il valore 5, è un'indicizzazione appunto logica. Questa parte del operatore logico. Sì, questo è soltanto per giocare. Sì. Però ecco, la cosa più interessante, forse ad esempio come viene fatto qua, è utilizzare gli operatori logici per l'indicizzazione, quello che vi dicevo all'inizio. Cioè MATLAB permette di utilizzare array logici per effettivamente poi andare a o estrarre elementi da un array o modificarli. Quindi questa cosa qua è molto utile, perché così come uno può diciamo accedere all'elemento di un array tramite sapendo la sua locazione di memoria, cioè so che voglio l'elemento nella matrice che è in posizione 2-3, allo stesso modo se io magari non so che quell'elemento è il 2-3 ma ho un'idea del valore che può avere, posso chiedere di tirarmi fuori l'elemento che è magari maggiore di un certo valore o l'elemento che è uguale a un certo valore, e in automatico questa cosa viene fatta proprio con l'indicizzazione logica, perché all'interno dell'argomento che metto nell'array o nella matrice c'è un'assegnazione logica, una variabile logica, in cui ad esempio in x, nel secondo esempio chiedo quali valori sono effettivamente uguali a 999, e in questo caso qua la risposta è soltanto il terzo, quindi il risultato di x uguale 999 è 0010, perché i primi due sono diversi da 999, il terzo è uguale a 999, il quarto no. E l'array logico che sto buttando dentro a x stesso mi permette di dire che solo quello in cui il valore booleano che ho ottenuto è vero, in quel punto io ci metto uguale a 1, e quindi in questo caso qua sostituisco 999 a 1. Sono appunto con le matrici, si può lavorare analogamente, appunto in questo caso prelevo questo vettore di qui appunto per i valori maggiori di 5. Qui si può fare anche una comparazione tra valori di matrici, tra due matrici di dimensioni m per n. Questa parte di array logici di Sì, poi insomma ci sono delle funzioni anche in automatico che vi permettono di fare alcune di queste cose qua, cioè che vi costruiscono un array logico senza che voi decidiate di fare l'assegnazione. Ad esempio cose standard come capire chi è, quanti zeri ci sono, quanti uni ci sono, quanti elementi non uguali a zero ci sono già costruite, quindi a volte non serve veramente a cercarsi di indicizzarsi, cercare dove ci sono gli zeri. C'è ad esempio la funzione non zero, non zero vero, sì.
Sì, cioè questo è più un aspetto esplicativo su come funzionano queste singole funzioni, poi alla fine dipende da caso a caso. Bene, per quanto riguarda la programmazione, questa parte appunto è interessante. Se anche su Matlab, come tutti gli altri linguaggi di programmazione, sono presenti cicli if, cicli for. Ad esempio, se qui definiamo una variabile, imponendo che se questa variabile è maggiore di 0,5, allora definisci y uguale 3, altrimenti definisci y uguale 4, analogamente al classico C o C++. Di base, appunto, MATLAB è basato sul linguaggio C. Possiamo, appunto, allo stesso modo di visualizzare il risultato nel workspace attraverso la funzione DISP. Quindi, per C che va da 1 a 3, allora mostrami C quanto vale. Allo stesso modo, appunto, col ciclo while, definita appunto C uguale 1, intanto che C è minore di 4, allora mostrami quanto è C e aumenta il valore di C di 1. Intanto che appunto è all'interno del ciclo. Appunto, una delle funzionalità di MATLAB è che nell'iScript avrete un riscontro immediato, mentre nello script dovete essere voi a definire il passaggio dei dati, appunto andare a definire questi plot. Nell'iScript, appunto, come dicevo precedentemente Federico, avete un riscontro immediato, potete vedere subito i vostri dati quando vengono plottati, il rispettivo valore in un piano bidimensionale o tridimensionale. Mentre nello script deve essere, diciamo, a fine del codice, alla fine dei vostri risultati, delle vostre analisi, dovete andare voi a definire la funzione plot con cui andare appunto a plottare i dati. Ecco, in questo esempio vogliamo andare a confrontare l'andamento del prezzo della benzina in vari paesi del mondo. Quindi, ad esempio, abbiamo analizzato Australia, Germania e Messico, anno per anno. Qui appunto possiamo, in questo live script abbiamo inserito questo slider in cui possiamo variare il numero di elementi da 10 a 30 e possiamo appunto considerare lo step di anno di 1. Quindi se andiamo a definire il vettore anno che va dal 1990 a passi di 1 fino all'anno 1990 più il numero di elementi che andiamo a definire con lo slider. Quindi, ad esempio, se io lo slider imposto a 30, creo un vettore anno che va dal 1990 fino a 1990 più 30. Quindi definisco in L la lunghezza di questo vettore e quindi creo la funzione, le variabili Australia, Germania e Messico con valori randomici di dimensioni, di matrici che hanno una riga e delle colonne. E quindi crea in modo randomico l'andamento dei prezzi, dato che non ho un andamento veritiero. Quindi per plottarlo come faccio? Allora, anzitutto quando io voglio fare un plot dovevo sempre partire a definire la finestra in cui andare a vedere il plot, a trovare il plot, attraverso la funzione figure, e poi definisco immediatamente la funzione plot. Alla funzione plot cosa do in ingresso? Do il valore lungo l'asse x che voglio andare a definire. Quindi lungo l'asse x ho andamento anno per anno del prezzo. Lungo l'asse y invece vado a definire i valori appunto del prezzo, in questo caso dell'Australia. All'interno di Paddy ci posso andare a definire varie proprietà o caratteristiche del mio plot. In questo caso ho voluto fare un plot di colore rosso e quindi con R che sta per red vado a definire un plot rosso. Posso andare inoltre a definire, diciamo, a contornare il mio plot definendo un titolo, in questo caso con la funzione title, Australian Gasoline Price, che mi verrà sempre illustrato qui. E poi posso andare a definire delle etichette lungo l'asse X e Y che mi aiutano a capire, a ricordare un secondo momento cosa questo plot andava a significare. Quindi lungo l'asse X ho gli anni, lungo l'asse Y ho l'andamento dei prezzi. E quindi questo è il plot risultato, così risultante. Vedete appunto come lungo l'asse X ho gli anni che vanno dal 1990 al 2020. Ovviamente se nello slider selezionavo esempio 20, in real time avrò che il mio plot cambia, andando aspettando i tempi del computer, e qui dovrei andare dal 1990 al 2010. Lungo l'asse Y invece ho gli andamenti dei prezzi. Bene, posso andare appunto a definire in un vettore o in una matrice
Finiamo a mettere i prezzi di tutti gli stati, in questo caso con countries definisco Australia, Germany e Messico, e andare a plottare appunto l'andamento di prezzi di tutti e tre, di tutti e tre appunto gli stati contemporaneamente, sempre con la funzione plot, però andando a definire in questo caso, andando a definire nuovo l'asse Y, non solamente uno stato, ma la matrice di tutti gli stati, quindi la funzione lavora diciamo, quello che ho definito come countries. Inoltre definisco il title come precedentemente, la dell'etichetta lungo l'asse X, l'etichetta lungo l'asse Y, e poi appunto se voglio contenere le dimensioni del mio plot, posso andare a definire un limite al plot, che in questo caso è imposto solamente lungo l'asse Y, quindi io definisco che lungo l'asse Y deve essere limitato tra 0 e 1,6, come potete vedere qui. E quindi ho la sovrapposizione appunto dei tre andamenti dei prezzi. Potete aggiungere anche una leggenda, attraverso la funzione legend, che vi permette appunto di rivedere in modo immediato a cosa corrispondono i colori di questi plot. Quindi automaticamente MATLAB assegna ad ogni plot un colore, e quindi al plot blu corrisponde all'andamento dei prezzi dell'Australia, quello giallo del Messico e quello arancione della Germania. E poi naturalmente tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla costruzione di matrici ed array valgono anche per formati che sono non numerici, quindi ad esempio in questo caso qua, per costruire una leggenda, uno deve avere un array di stringhe in cui ogni elemento è esattamente il valore corrispondente nella leggenda di quella riga che viene graficata. Definite voi il nome da dare alla leggenda con country names e da solo MATLAB va a segnare il colore. Potete assegnare anche una degli assi, lo spessore degli assi è una griglia, come si vede qui, per meglio identificare i vari plot. È possibile cambiare in generale un sacco di cose, un sacco di formati, e forse anche una cosa interessante che magari possiamo far vedere è che sempre nei live script, mano a mano che avete durante l'esecuzione, di nuovo potete aprirvi la figura a parte, adesso vediamo se me la apre di qua o dall'altra parte. Anche a vedere un secondo su YouTube intanto se ci sono domande. E allora ok, me l'ha aperta nell'altro schermo. Comunque tutte le figure che vengono anche rappresentate in live script sono estraibili e come in uno script normale, quindi quando avete uno script normale questa è la figura che vi verrebbe generata, ad esempio con lo stesso codice, e sono esportabili, quindi se voi andate in file potete esportarle in diversi formati grafici sia normali che vettoriali, e che altro? E un'altra cosa che potete fare è anche modificare le figure dalla figura stessa. Quindi se voi andate su Edit e selezionate ad esempio che volete modificare gli assi, adesso non lo faccio perché non c'è così tanta latenza da quando ho i due bottoni e quando il computer mi fa le cose che non lo vedono. Se voi andate su Edit avete poi anche la possibilità effettivamente di modificare le cose a mano, e di nuovo come avete visto nell'import tool all'inizio avete anche la possibilità, se non sbaglio sotto la voce o di tools o di no, non dell'help, credo del tools, di generarvi anche in automatico la funzione che vi fa quel grafico. Quindi ad esempio immaginate che non sapete come potete fare il display di una determinata cosa in quel grafico, la potete modificare dalla figura stessa e poi potete generare il codice che in realtà fa quella figura. E così questo vi può essere utile sia la prossima volta per sapere che riga dovete aggiungere per fare quella cosa in automatico, oppure comunque per semplificarvi la vita nella costruzione del grafico. E se volete inserirlo in una relazione potete spostarlo in PDF, in JPEG e incollarlo nella relazione, oppure se vi serve in un secondo momento rivedere questi dati invece di salvarlo in PDF o in JPEG, non potendo poi più zoomare essendo un file statico, potete salvarlo in formato MATLAB e aprendo nuovamente il plot potete di nuovo andare a modificare il plot, andare a vedere i valori, zoomare, potete diciamo, lavorare nuovamente sul plot perché è in formato MATLAB, Esatto, quindi non solo figure in un certo senso statiche che sono quelle poi classiche, ma anche figure che ancora tengono la possibilità di modificare e visualizzare, cioè e ricordarsi effettivamente che dati sono, anche utilizzando il data tip
questo qua, questo comando qua con data tips, voi se andate a cliccare i vari punti potete vedere anche effettivamente chi è cosa. Allo stesso modo si può andare a plottare l'andamento di una funzione, quindi se io vado a definire una funzione dove con chiocciola x definisco la variabile della mia funzione, posso andare a plottare sempre attraverso la funzione fplot, f appunto sta per plot di funzione, l'andamento appunto di questa funzione nel tempo, questa funzione sinusoidale. Poi abbiamo la funzione subplot. Ora, la funzione subplot sostanzialmente si differenzia dalla funzione plot perché divide appunto il plot in più parti all'interno della stessa figura. Quindi andando a definire sempre la stessa figure e definendo il numero di righe, di colonne, ovvero come si vuole suddivisa la finestra, in questo caso è suddivisa in 4, solamente che manca il quarto plot. Quindi attraverso la funzione subplot vado a definire il numero di righe che io voglio nella mia finestra, in questo caso 2. Perché ho appunto questa riga con questi due plot e questa seconda riga in cui ho solamente un plot. E poi il numero di colonne. In questo caso sempre due colonne della mia figura. Poi vado a definire sempre la funzione plot, in cui definisco con l'asse x sempre gli anni, lungo l'asse y sempre del primo plot voglio l'Australia, la voglio appunto in rosso. Vado a definire sempre il titolo, l'etichetta lungo l'asse x, l'etichetta lungo l'asse y. Allo stesso modo, appunto, va a definire il secondo plot. Ora, per andare a definire in quale appunto quadrante, diciamo, se vogliamo suddividerlo in quadranti, voglio andare appunto a lavorare, basta cambiare appunto il pedice, questo indice qua, 1. Con 1 appunto mi sto riferendo a questo primo plot, con 2 mi riferisco a questo secondo plot. Quindi, ad esempio, qui voglio fare la Germania, voglio rappresentare la Germania, la voglio rappresentare invece di con una linea continua, una tratteggiata, e la voglio rappresentare in verde, quindi doppio tratteggio, green. Come vedete appunto è tutto molto immediato e intuitivo, quindi se io scrivo due tratteggi mi ricollego automaticamente al fatto che voglio una linea tratteggiata. E infine appunto con il Messico allo stesso modo, analogamente. In questo caso appunto non è tratteggiata, ma è rappresentata punto punto. Un altro appunto comando molto utile è l'hold on e hold off. Hold on e hold off appunto sostanzialmente cosa vi serve? Se io appunto faccio un plot, separato, per esempio voglio fare questo plot di qui e poi successivamente ne voglio fare un altro, attraverso la funzione hold on sono in grado appunto di sovrapporre i due plot. Questo mi è utile per esempio se voglio confrontare un valore vero con un valore stimato, vedere come varia il valore che ho stimato da quello vero, se voglio confrontare un valore misurato con un valore vero, immediatamente vedere quanto è l'errore nel misurare che io ho fatto con i miei sensori, con quello di cui ho a disposizione. Col comando hold off invece separo questo comando e quindi perdo appunto diciamo, perdo questo fatto che ho unito i plot. Poi abbiamo appunto gli scatter plot. Anche qui attraverso questi slider vario questo rumore, questo noise. Posso vedere appunto come appunto MATLAB è in grado appunto di andare a definire l'andamento di questi punti che io sono andato a definire. Mostrando in modo immediato un andamento appunto più omogeneo di questa serie. Per esempio, questo potrebbe essere un rumore che ho da parte di qualcosa, un rumore che io ho come set di dati, e posso vedere appunto la distribuzione di questo valore, l'andamento di questo rumore nel tempo, in modo immediato attraverso sempre la funzione plot. Un altro modo con cui visualizzare i dati è questo stem plot. In cui ad esempio si vanno a definire lungo l'asse x lo definisco in questo modo, lungo l'asse y voglio un andamento sinusoidale, sinusoidale, e quindi punto punto questo andamento così fatto. Dico, la funzione plot mi permette appunto di andare a portare i dati che io ho a disposizione in tantissimi modi, in vario modo, quindi il limite sta solamente alla mia fantasia di definire il colore, il modo con cui lo voglio andare a definire. Se io non so appunto come, non so tutti i comandi della funzione plot, anche qui scrivo fplot e immediatamente mi restituisce tutti i modi con cui posso sfruttare questa funzione, oppure posso andare nella documentazione o sul sito MATLAB e lì ho tanti esempi esplicativi che mi aiutano. Qua un'altra cosa carina era che, ad esempio, nel momento in cui voi avete una funzione trigonometrica, come in questo caso, magari nell'asse volete far vedere effettivamente i valori, come poi magari vedete in un libro in cui
nell'etichetta dell'asse delle x si vedono valori notevoli come pi greco, 2pi greco, 3 mezzi pi greco, multipli di pi greco, che ovviamente non è possibile, cioè ogni volta che vi viene fatto un rendering grafico di questo tipo, il modo in cui in automatico gli assi vengono segmentati è rappresentandovi ad esempio i numeri interi, quindi vi mostrano 1, 2, 3, 4, 5, oppure numeri decimali. In questo caso qua, quello che qua abbiamo aggiunto è che vi facciamo vedere che si possono anche cambiare le etichette degli assi, cioè posso ad esempio in questo caso qua dire io dove voglio mostrare gli elementi nel mio grafico e gli posso anche assegnare l'etichetta. Quindi una cosa che noi abbiamo fatto qua è xtix, è quello che ci permette di dire quali sono i tick, gli elementi che voglio mostrare nel grafico, che ovviamente rimarrebbero degli elementi numerici, quindi pi greco mezzi comunque non verrebbe visualizzato come pi greco mezzi il simbolo, ma verrebbe mostrato come 1,58 e qualcosa, insomma. E questi, avendo a disposizione, sapendo quanti tick vogliamo mostrare, i valori corrispondenti li abbiamo indicati con un'etichetta invece che è una stringa. In questo modo abbiamo potuto rappresentare in questo grafico, ad esempio, 0, pi greco mezzo, scritto come pi greco mezzi, pi greco, 3 mezzi pi greco, 2 pi greco. Quindi questa è un'altra cosa molto comoda e utile nella rappresentazione dei dati quando ci sono degli elementi, ad esempio, irrazionali, che si vogliono far visualizzare. Quindi la stessa cosa uno la potrebbe fare con delle radici, ad esempio, no? E sicuramente non riuscirebbe uno a distinguere ad occhio che un tick è esattamente radice di 2 vedendo semplicemente, ad esempio, 1,41, ok? Quindi questa è un'altra cosa, secondo me, molto, molto interessante. Andiamo anche su Poi c'è un istogramma, Instagram, semplicemente istogrammi e barre per farvi vedere che in modo simile, se voi avete anche altri tipi di grafici, ecco qui forse più che parlare del tipo di grafico in sé, è interessante anche rifarvi vedere che tante funzioni di MATLAB permettono di specificare parametri addizionali in formato nome del parametro e argomento, ok? Quindi ogni volta che voi anche in un grafico volete aggiungere delle cose a mano, cambiare lo spessore di una linea, cambiare il colore di una linea, cambiare la dimensione di un marker, c'è sempre, se guardate nella documentazione, un parametro per cambiare quel valore, il nome del parametro e poi i valori che gli potete assegnare. Quindi c'è sempre la coppia nome del parametro, valore, nome del parametro, valore e così via. Quindi questo è stato fatto qua ad esempio per cambiare il colore dell'istogramma, per non lasciare quello di default, sia per cambiargli il colore interno del rettangolo, sia il bordo per farlo nero. E qua invece vi si fa vedere che per istogrammi e barre anche una cosa che si può fare è che a seconda di come sono organizzati i dati potete plottare i dati in gruppi. Quindi ad esempio quando volete fare i confronti di due o tre oggetti che si testano, diciamo in più circostanze, ecco, metterli in forma matriciale in righe distinte permette poi di confrontare i valori colonna per colonna, quindi 20 contro 34, 20, 34, 20 nel primo gruppo, 34 nel secondo, e così via. Ecco. Quindi questa conclude un po' la parte di In una visualizzazione, ecco. relazione alla fine di un report, fare un plot, diciamo, molto esplicativo è molto importante. Quindi utilizzare un plot utile soprattutto per questo, per il report finale e per una visualizzazione più immediata dei dati e dei risultati. Allora, io direi che adesso Diciamo. facciamo la pausa caffè e riprendiamo tra un quarto d'ora, 20 minuti, e poi per tutte le persone che sono rimaste collegate, che hanno voglia, ci sono degli esercizi che intanto noi magari possiamo scorrere anche qua online dal grader e facciamo vedere gli svolgimenti. Quindi ci vediamo più tardi.
Vai, allora riprendiamo. La camera è là, se volete fare il saluto a mamma. E, allora riprendiamo quella parte del seminario e adesso lasciamo i nostri presenti a giocare. Allora andiamo qua. Qua mi scollego, qua apro una finestra. Purtroppo non puoi usare questa tastiera qua perché il mio PC è questo, però quello che possiamo fare è che te lo metto un po' più così. Il microfono che sta prendendo è quello del mio PC e allora qua fai il login con il tuo account. Vediamo se si vede qua. Sì, controlla che si veda anche nella live, si dovrebbe vedere sempre questo schermo qui. Allora ne approfitto per far vedere a quelli che sono da casa e anche a voi qua. Che se voi andate su My Account, adesso prescindere dal numero di licenze e cose, qua trovate un po' delle cose di cui si parlava durante il seminario, no? Cioè MATLAB Drive, la possibilità di avere proprio un drive dove potete mettere del codice, una specie di Git per MATLAB, che tra l'altro è anche sincronizzabile con Git. Quindi questa cosa qua è molto ganza, cioè vi compaiono anche proprio nelle icone di sincronizzazione le due cose possono parlare. MATLAB Online, quindi avete l'editor proprio online da browser da lanciare. E poi ci sono sui miei corsi, adesso dipende da quale account ho preso, perché qua ci sono diversi corsi che potete fare, questi sono tutti free, li avete con la licenza. E poi vi danno i certificati quando li concludete, quindi quando voi andate qua vi danno il certificato, i PDF e ve lo potete condividere. Ce ne sono una miriade, quindi OnRamp, Stateflow, che magari alcuni di voi neanche conoscono, ma è un tool di Simulink per fare le macchine a stati soprattutto, esatto. Ma ce ne sono una miriade, quindi ce ne sono davvero tanti e se volete farli qua li trovate. Adesso io mi tolgo. Dove faccio il login? Qua. Prego. Ma come funziona? Sarà solo uno per sé oppure? No, vabbè, ci ragioniamo anche assieme se volete. Li guardiamo. Gli esercizi sono molto standard, ne facciamo magari una. Io ho caricato una trentina di quesiti. Allora prova a vedere adesso se qua ti è venuto, perché qui ci sono i miei corsi home, forse devi andare su MATLAB Grader. Francesco Iafrati, editor, documentation. Forse devi prendere dalla mail adesso che te l'ho condiviso, sai? Prova ad andare a vedere. Prova ad andare un secondo nella mail. Ma tu l'hai già registrato? Come fare di sì? Sei loggato con MATLAB con la fonte? Io l'avevo fatto da quel con la fonte. Guarda, aspetta, magari facciamo così. L'ho fatto la fonte. Vi dovrebbe comparire sui corsi correnti, dovrebbe comparire un corso dove siete studenti. Se non vi compare, ah no, sì, ce l'hai. Dove devo andare? No, fammi vedere. Course content. Ok. Penso sia questo. Esatto, vai. Okay, questo? Sì. Vado per me. Sì, vediamo se adesso lui l'ha. Non l'hai cliccato nella mail ancora. No, ok, prova a vedere.
A te è comparso? Lui. Eccolo qua, sì. Perfetto. Tu Francesco lo sei spiegato. You are enrolled. Sì. Ti viene la mail di conferma di enroll quando lo clicchi. Io ho fatto la triennale aerospaziale, adesso faccio lo space. Però ah, so io perché non li vedi. So io perché non li vedi. Perché vanno messi visibili uno a uno. Me l'ha detto. Sì. Allora adesso entro un secondo col mio. Li devo mettere visibili tutti. A mano. Eccoli qua, quindi qui ci sono tutti i problemi che avevo messo e mi sa che devo fare actions. Introduzione. Invisible da adesso. Prova a vedere adesso se refresh la pagina, se ti compare intanto l'introduzione, così li potete fare là. Perfetto. Va bene, per fortuna almeno si fa a sezioni questa cosa. Quindi intanto. Edit. Ah, aspetta. Ah no, ok, da questo. Edit. Molti sono solo lunghi da leggere, infatti. Adesso mi era la vera braccia di questa braccia di tutta la nostra vita uguale a questa cosa scritta. La faccio X uguale, porta un cerone con X. Che sta portando? Scrive un cerone. Stavo facendo esattamente quello che c'è scritto nella braccia. Passiamo il valore di X alla variabile del cerone, quello scritto nella braccia. Allora aspetta, facciamo il contrario, mi metto io a fare le cose qua e lascio voi a farlo qua, così vi vedono anche a casa. Siccome siete più bravi. Vai. Ve li carico un secondo qua. Vai, senti pure. Tanto io qua finisco di caricarmi e rientro qua. L'account. Ecco. Il tuo anche dal tuo mi pare che possiamo farlo subito. Ok. Quindi lo pezzo. Sì, perché mi ha dato la. Actions. Edit Mac. T3.1. 7.1. Ok.
Poi se volete fatene magari un po' per sezioni, vedete quelli introduttivi, vedete che andate a paletta. Io ne ho messi per... Io sono bravo a schippare gli esercizi. Aspetta, perché non ho messo... Edit. Uno. Questa cosa che la gente non posso dire, non è un tipo però. Oppure potrei fare che mettevi di nuovo diviso. Ah sì? Sì. No, no. Come la fatto diviso? Perché così non mi viene. Apri la parentesi tolta. Chiudiamo da seguito. Come si chiama la potenza di 10? Ah, non è una potenza di 10. Non c'è un simbolo elevato. Non è una misura iniziale in base. Sì, sì, si fa. Sì, allora, giusto. Allora. Alza 2 e scriviamo 35 64.1, vai, sì, meno 6 al cubo 6 da 6.0 al cubo di parentesi diviso, apro parentesi, sì. 43 più 5 al quadrato, 43. Ah, più 5 più 5 al quadrato, che ti passa? Ok, apri parentesi, 2 più 1 più 8 2 più 1 ok 2.1 più 8 più 0 chiudi leva potenza, scrivi la parentesi 1 meno 1 di risolvere e ci siamo. Non scritto bene. Va bene. E poi questo qua lo possiamo caricare. Beh, non vabbè, non lo so, però ma facciamo un submit di qualche esercizio. E si mettiamo una parte per tutto. Ma ti danno soluzioni che abbiamo fatto bene? Sì, vedi, ti dice quanti test hai superato. Forse abbiamo sbagliato a scrivere. Sì, non probabilmente. Il primo. Dai, non ci sarà. Bellina, l'interfaccia così, sì. Dice. È più o meno quella che avete quando fate i corsi online. Ok, sì. Su HackerRank c'è una cosa del genere. Però la prima passi il test e dopo sapete i codici. Dove l'ho scritto? Abbiamo sbagliato a scrivere qualcosa. Sì, non mi ricordo com'era la risposta. Aspetta, puoi fare... Fix the solution. Ah, esatto, okay. Fix the solution. Tutti, tre materie, tutte quante hanno... facciamo scaricare il su questa materia che ho no. E siccome su queste tre materie non era come cosa di esame, non lo avevo. C'era su controllato l'apice. Ah, è scritto 51 invece che 51. Ah, ok. Perso un meccanico. Punto. Ok, bene. Chi? Faggio tu. Ok, così lei è rannato. Sì. Vai giù. Non ti serve rannarlo, in realtà lo puoi anche fare senza submit. Però lui ti permette, per controllare se stai facendo le cose in modo corretto, di eseguirlo come se avessi l'editor di Matra, perché puoi controllare step per step, sì, anche poi i risultati. Quindi cosa è successo? C'era un punto, era stato... Invece che 5.1 c'era scritto 5.1. Ok, mi scrivi tu? Va bene. Ve ne sparate qualcuno, poi se volete saltate anche le sezioni, trovate un po' di tutto. Quello che
scrivere R è più facile. Va bene. Trovi la fisica. Tutti errori di comprensione Python. Venga. No. Asterisco di mettere. Script run pretest e submit. Prima facciamo il pretest. Suppongo sia corretto. Schippiamo un paio. Che cos'è che l'altro? Esponenziale, aspetta, facciamo qua con i data types. Che poi la gente si annoia da casa. Come si apre un'altra? Allora, ovviamente ci simula il numero di con scheda di che cosa che stai facendo? Sì, poi c'è da prima. Sì. Allora, dobbiamo una variabile così a questo valore. Esatto il valore, che è un double, come si fa con il double? La documentazione. Beh, non siamo come quando fai in C, double. All'inizio? Credo che sia all'inizio, a me mi sembra di vederlo sempre all'inizio. No, no, non è un... Credo in merit per il... quindi è una funzione, quindi se è una funzione io suppongo che vada messa sulla destra, sulla destra is x double. Ah, quando viene assegnato il codice normale, ah, così dobbiamo fare, okay. Ah sì, nel senso che tu definisci una, le due fai, che è una funzione. Questo qui è un... Appunto non ti è convenuto fare proprio un colpo. No, non ti ho detto se... L'altra, eh? 12. 9, 2, 7, 9, 2, 4, 5, 8. La variabile si chiama... Allora, non si può fare il pretest. Vediamo se ha senso queste cose. Però aspetta, dopo precision. Che è sta cosa qua? Ti indica un'esponenziale alla quinta. 3 ingegneri non sono programmati. Ah no, tua mamma non sa programmare. In diretta. Abbastanza. Vediamo, data type name, sign notation, questo è Shilob, così. Aspetta, come facciamo a indicare questa cosa qui? Col numero di E? Col numero di E, quindi facciamo, non so come funziona, però dai. Perché se facessi tipo E23, se facessi questa cosa così, che esatto, quello lì è 10 alla 18, è alla 10, cioè è alla 10. Così è alla 10. Metti i 23 e c'hai... Ah, quindi tu dici... Se tu scrivi 10 alla 23 è alla 10. 23 è 10. Non ti serve nemmeno il per. Aspetta, 23? No, metti... È 10. Direttamente, no, esatto. Diretto. Questo significa che base 10 esponente 23? Base 10 esponente 23, sì.
Ok, quindi se... Quindi... Vabbè, questa è l'opzione 3. Allora, Kratos number is equal to... Questa porcheria ce l'ho proprio. Tutta questa storia. Studiando questa porcheria. Allora, 022, 14, 09, controllata. Petra. Sì. Planck's constant stavolta invece è meno 34 a 6,26 aspetta 6 punto 6,26 06 07 004 poi per 10 per 34 è anzi meno 34 devi mettere parentesi mi però secondo me no, forse no, forse no. Secondo me no. Però c'è il per no? Eh sì però io penso te lo prendo lo stesso però io credo che fare in mano ti faccio il type come si dice secondo me no lo prende vabbè lo scopriremo alla regia meno 11 meno 11 11 11 vai 10 aspetta aspetta 11 è 10 sì. Allora se abbiamo un errore sappiamo che sono per un attimo guarda se faccio wow ciao mamma sono proprio io ma sono proprio... che brutto oh, va bene è successo qualcosa questo qualcosa che ho messo il meno all'inizio quindi devo mettere le parentesi purtroppo aveva ragione allora se questo è un così si fa? No, tra tutto tra parentesi mi sa di quando mettere tutto? E chiudi con la parentesi? Ah, perché almeno lo prendeva prima. Ti ha fatto la parentesi più? Sì. Come è possibile? Ah, fotopiedi. Sapete la bibbia. Aspetta, quello di prima. Arrivando, sì. È quello di prima. E non possiamo sabotare così. Io dico no. Che... Potremmo fare al contrario, comunque, cioè 10 e 23. Mi sembra strano. Però mettere senza il 10, metti soltanto i 23. E meno 34 perché poi mi ricordo che fosse così. Ah, io mi ricordo che la base sia l'esponente 10. Base io sapevo che se metti E c'è cioè già la base è 10. È la base 10, è quel numero sta accanto all'esponente, quindi E 12 è alla 12. Alla 12. E non è sì. Quello che vogliamo ottenere noi. Quindi prova a mettere togli. A parte che viene 1,38 qua. Togli quel 23,10, metti direttamente 23. 23. Deve fai intanto la prova adesso e vediamo come viene il primo non no, aspetta prova a scrivere 10 e 23 ma che è cambiato rispetto a prima però viene vedi che è elevato a più 24 sì vabbè perché avrà scritto perché è più 24 forse ti ho contato quel di all'esponente se facciamo così abbiamo fatto prima le 23 adesso ce l'avevo sì, non capisco perché aspetta vediamo questo cosa ci dice follow this link e più 23 vediamo cosa ci dice la documentazione allora no. Però mette un po' l'elto di E giusto non abbiamo il coso però non puoi fare forse exponential exp no quello exp mi sa che non è lui questo è il nome del numero di sì. Mettiamo quindi
Signori, come facciamo a fare l'esponenziale con la base 10? Perché così ci... Allora, così è chiaramente sbagliato. È chiaramente sbagliato, sì. No, l'avevo fatto no, così. No, ma... ma... Basta che metta... Togli lo zero. Così. Uno è... Così. Ah, okay. Uno è... Sì. Ah, c'è anche la lunga, giusto. Questo qua prende... Questo qua, il devi fare lo stesso, metti 1. Sì, beh, l'avevo scritto al contrario, non era meno 34 e 10. Quindi 1 è? Ma 1 che significa 1 è? 1 è come se fosse 10 elevato. Così oppure con virgola? Sì, sì. E quindi le parentesi possono togliere? Sì. Cioè che ci siamo, lo controlliamo. Ok, sì. 10 alla 11 meno 11 sì, sta mettiamo ma passiamo al prossimo, sono troppo forti, infatti sbagliato la prima. C'è qualche cifra? No, abbiamo sbagliato a scrivere il nome. No, dobbiamo correggere. Non lo grado, se effettivamente vediamo padre. Anche lì c'è un capitato. Hanno fatto copia e incolla quando fu. No, l'avevi scritto alla fine. Aspettiamo. Ora devo adesso io ho copiato quello che mi ha dato lui. Sì, vabbè. Andavi copiato. Prossimo. Vettori in matrice. Ah, non ti sono troppo forte oggettivamente. Matra risorso. Un array di carattere. Come si fa un array? Matra risorso. Ah, una stringa. Sì, scrivi first job. Ma possibile, ma che sia solo questo? Ma vabbè, il primo esercizio. Lo submettiamo così non può farlo correre. Ora, errore. No, non può essere errore il primo. Io direi di andare attento all'ultimo. Aspetta. Tu sottovaluti la nostra intelligenza. Ah, minchia, aspetta, chiamiamo A. Allora, qua l'ho passato prima, c'era inizio, spazio e fine. 0, 2 punti, 0.5 e 2.50. 0, 2 punti. 0.5 e 50. 2 punti, 50. Che è inizio, spaziatura e fine. Sì. Qui sono la stessa cosa. Invece... Da 0 pi mezzi. Da 0.80 gli passo pi mezzi. 0, quindi pi mezzi 80. È giusto? No, aspetta. Finisce. Ah, giusto, questa è la spaziatura. Ah, sono tanti elementi. La spaziatura è quella che ho 0,80. No, però non è 80, la spaziatura 80, sono 80 elementi. Sì. Iniziamo da 0. Spaziati, che non mi ricordo. Sì. Questo è il punto finale, pi greco mezzi. Ah, no, è giusto. Pi greco mezzi è punto finale. Cioè, inizia da 0 con 80 elementi. No, ma no, questa è una spaziatura. Quella è la spaziatura. Com'è il comando? Gli spaziati sono. Per fare le cose più spaziate. No, controlliamo dalla documentazione. Allora, documentation. Ma forse con. Non è andata cosa. Scopri matto, no. Si su scopri matto, adesso c'è tipo 1,80, una roba del genere. Allora, se vai su search e scrivi vector, no, è un array, non li chiamo vector, chiamati vector creation, mi hai convinto. Se non esiste io ti sputo in faccia. Compa, è un array. Sì, è vero.
Allora, array con array array. Array letto. Dove? No, queste qua sono altre cose. No, no, questo è un toolbox, no? Metti semplicemente array tra le sottostanze. No, perché forse ci dà errore, tipo, non lo so. Scusa, apri la cosa di quattro della presentazione di prima. Sì. Oh, qua c'era una cosa. No, sì, e metti tra le... No, ma c'è anche una documentazione. Ma se c'era una documentazione? Stiamo cercando qua. Fai contro l'H. Cerca, si cerca contro un... Ma che è contro un F? Array. No, vedete all'inizio. Array types, sì. Okay. Questo evenly spaced. Ecco. Da 1 a 40. Con 80 elementi. Aspetta, scendi. Vai giù che c'è sotto. Con l'inspace. No, l'inspace. Giusto. Che sarebbe 10, da 1 a 10. Mi pare da 1 a pi greco mezzi. Quindi 0, pi greco mezzi, 80. Ma che cazzo è male? Questo? Sì. Sicuro? Sì. No. È l'altro però. Questo. Quindi fare l'in space. No, senza l'in space. Rotonda. Da 0 a 0 virgola virgola virgola. 80. No, virgola più mezzo, visto? Virgola 80, sì. Non c'è neanche alla fine l'elemento finale. No, no, era 1, 10, 5, visto? Ah, ok, ok. Minchia. E poi... Che conta al contrario, 200 a 0 con incrementi di 5. Ah, facciamo la stessa cosa all'array A, invertendo inizio e fine. Quindi, da 200 a... 0 con incrementi di 5. Però aspetta, perché io li utilizzo variabile unsigned dot bit. Ah. Ah, che va al contrario, quindi devi fare. È giusto. Eh sì, però dopo dare il tiro. Però devi mettere passo meno 5, perché sennò va avanti, ti dà errore. Giusto. No, perché ci vuole un integer data type. Unsigned 8 bit, quindi dobbiamo tornare alla documentazione a cercare data type. Perfetto, però fare così, ma c'è un tab grader. Quindi dopo uguale, a parte questo è C perché non te lo sovrascrive. Sì. Scrivi unsigned. Uint, come succede? Uint 8. Unsigned. Unsigned, giusto? Sì. Solo che era uint 8. Uno, un programma non ci dà 2 anni. Cerchiamo data type. Per variable. Caspita, ho ancora il 28. O nulla. No, ma è funzione di libreria. Ma qua in macro. Mi pare che ci siamo in macro. Allora, aspetta. Language fundamentals. Data types. Numeric types. E sono numeric. No, numeric variables, int 8. Io int 8. Anzano. Minchia, campione. Ragnarok test, senza che... Non hai tanto che cazzo ce ne va. Abbiamo sbagliato. Penso sì. La terza. Ah, le parentesi tonde devi mettere. Sì. No, cioè le quadre e poi le... Io? Allora, sì, è il sì, certo, certo. No, no, certamente, ovvio. Chiamiamo la funzione in un tumore. Abbiamo il prefisso. Ah, è un po' così. Sì, 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 vabbè, no. Siamo un po' forti, però. Troppo. Effettivamente migliore. Abbiamo creato questo programma. Beh. Ma schippiamo, facciamo le matrici perché vabbè, metto di colonna, lo fai riga e lo traspone. Sì, sì, pure i due punti là. Vabbè, beh, già fatto. Allora, ah no, è soltanto il colonna. Tira un esatto.
5d4 e 2, 3, 7, 2. Bello. Uniform numbers. Random. Ok, di random. Aspetta, però, la dimensione 8,5. Aspetta, perché è 5 per... Perché te la chiede 8 per 5. Ah, 8 per 5. Ok. Questa qua è Zeros 10. E di Zeros 10. E ci siamo. Di 4. Ah, moltiplichiamo 4 alla once. 4 per Ones di grandezza 8,5. La possiamo fare? Penso di sì, Ah, qua è punto asterisco, metti. Dovrebbe essere un'applicazione di evento per esempio. Ma stavo precedendo. E siccome matematica stavo facendo una costante lavatrice. Suppongo. Vabbè, in caso lo sappiamo. 4 alla scalare. Siamo fortissimi. La stessa cosa succede quando fate anche le somme. Cioè, se voi fate la delettera matrice di uni, diciate più una costante, lui in automatico quando lo legge lo rende matriciona e fa suonare in tutte le. Quindi se mettessi 3 più 1 su questa roba c'è il risultato corretto. Sì. Ti metteremo là. Bravo. sì, bravo. Once. Vabbè, qual è? I per fare una tecnica identità. Anzi, AI di grandezza 10. Okay. No, no, il pretesto. Ah, è uscito senza. Ah, perché ho messo il punto e virgola. Ah, vabbè, non è stato chiesto che. Vabbè, fai sapere. Vedi un pazzesco. No, perché non abbiamo avuto output. E perché mi hai deciso. C'erano già tutti i punti a virgola. Submettiamo, vediamo. Tutto. Oggettivamente troppo forte. Ma io direi di andare del tanto più. Aspetta, che cos'è? Indexing into array part 1. No, faccio. Vediamo prima come la. Cominciamo dalla fine con dietro. Allora. Allora, contenente gli elementi, arriviamo alla terza riga di data. Ah, dai, ci arriviamo. La seconda e terza colonna. Ah, come ci ha fatto vedere lui, che c'era il vettore, virgola... Allora devi mettere... Lui, qua, due punti e un vettore... Allora devi mettere così, quale cosa ci interessa? Seconda riga e terza colonna di A. Seconda riga e terza colonna. Allora, quindi fai A e... vettore, 2, 3... No, aspetta, data devi mettere. Sì, ah no, data. Il vettore 2, 3... 2, 3, esatto. E poi no, il primo. Aspetta, però poi il primo ti dice non il vettore direttamente la seconda e la terza con la giusto secondo la terza direttamente sì l'elemento 2 3 e se metto 2 3 però così è 2,3 mi sembra che sia 2,3 boh lo controllo nella slide vabbè fai prova a mandare un attimo il run però senza con l'output se no non si legge. Anche se forse ti rimane di dare vabbè, ti dà l'errore perché ci sono i due punti. Sarà, sì, vabbè. No, non possiamo controllarlo. Prova a vedere sotto un attimo. Is. No, poi dobbiamo sapere. Ah, ok, niente. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fare un colpo di ferro. No, cazzo. Ma penso di. Ci guardiamo le slide. Dove stanno le. Ma per la pena. Allora. Penso sia sì, no, possiamo... ecco, vedi, tipo, qua prendi la seconda riga e tutte le colonne. And two. Quindi non c'è giusto in quel modo. L'ultima data, riga è la seconda... 2,3. Sì, nel nostro caso è 2,3. Sì, questo. No. Questo. Sì. Secondo qual è? Ah, c'è scritto. Come salve una variabile, come lo chiamo? L'ultima colonna. Quindi scrivi apri data end 3.
Dato. And 3. Si può fare questa cosa? È legale, sì, legale. Legale. La quarta colonna, dato. Ci mettiamo 4. Devi mettere due punti per indicare tutte le righe. No, prima. Metti prima due punti, poi virgola 4. Virgola 4. Aspetta, questa cosa che fa? Prendi tutte le righe e la quarta colonna. Sì. Certo. E qui la stessa cosa, fai data end virgola due punti. Due punti. Sì. Così anche di prendere l'ultima riga. Quindi fai tutte ultima riga tutte le colonne. Troppo forti, schippiamo anche se. Dai, ma dai, sono po- molto. Che c'è concatenazione e trasposizione. No. Non abbiamo bisogno di questa bocca. Abbiamo bisogno di questa bocca. Abbiamo un vettore, dice riga di 6 elementi, randomici, 3 elementi. Rand. Ah no, no, no. Già ce l'abbiamo. Vector fan. Ok, la vector fan ci ritorna. Questa è una funzione. Sì, quindi questo è quello che ti deve dare in uscita e questo è quello che è in ingresso. No, la vector fan ce l'ho da lui. It's already been provided. E ci sta. Cioè già ce l'abbiamo. Vabbè, comunque abbiamo IB. Dobbiamo aggiungere un vettore a B-Row che è un vettore riga di 16 elementi costituito di quindi fai l'inspace se devi mettere gli elementi di A e gli elementi di B. Ah, la combinazione che... fai parentesi quadra. Allora fai così apri quadra. Aspetta, esatto. Non ho capito il problema. Devi mettere il vettore A, il vettore B accanto all'altro. C'è cioè uno sotto l'altro. No, uno accanto all'altro. Quindi ho una matrice. Vabbè, basta se tu scrivi A, spazio B. Esatto. Spazio B. Sì, perché metti un vettore. Prima. Dovrebbe uscire tranquillamente così. Sì. Aspetta, non penso vado da sotto. Questa è la funzione che non dobbiamo toccare. Sì. Ce l'ha la cosa tipo come si chiamava questa variabile stiamo definendo dopo. Se la definiamo dopo questa viene richiamata. No, no, aspetta, però no, perché questo il codice viene letto in questo modo. Cioè legge questo, legge no, questo, arriva no, questo per... e va qua. No, perché è un linguaggio interpretato. Quindi c'hai fidati, come in Java anche qui quando va qua devi ti parte in questa funzione. Sì. Se tu lo mandi in debug ti torna su. Quindi io qua devo mettere. E quando ti segue questa, queste devono essere. Aspetta, questa è la funzione. Esatto, perché poi quindi, sotto. No, quindi sta richiamando la funzione. Sta solo richiamando. Questa è la definizione. Cioè, tu fai debug, parte da qua. Ta, arriva qui. Richiama entra funzione, nella funzione. Richiama la funzione vector. Ah, richiama la funzione vector fun. Sì, qua la stiamo vector fun che stiamo definendo noi adesso. Qui. Sì. Ok. Quindi lui ci ha dato soltanto l'outline con tutte le variabili. E noi dobbiamo programmarci dentro. Vai. Ok, generate a second vector name via code, 16 elementi. Ok, qua devi fare la stessa cosa però col punto e col punto e virgola A, punto e virgola B. First A. Generate a third vector, first alpha, first E qui qui devi farlo con la cosa da 1 a. Esatto. Quindi no. Vabbè, metti, dichiara intanto la variabile. E metti nella parentesi quadra. E devi mettere parentesi quadra. Scrivi i tre elementi sono di A. Sì, i primi tre elementi di A, quindi scrivi A. Ma non dobbiamo mettere parentesi prima. No, no, ancora no. Metti A, parentesi. Quadra. No, tonda. Tonda, sì. 1, 3. Sì, 1, 3. 1, 2, punti, 3. 1, 2, punti, 3, sì. E poi che cosa ti devi fare? B, 3, 8. No, da 1 a 5. Ah no, le ultime 5. Ma B continua. E
Ne ho 5. Vabbè, poi gli ultimi 5, quindi facciamo end meno 5 end. End meno 5 end, giusto. End meno 4, ok. Sì, ci sta. Va bene. Prova. Pretesto, pretesto. Come provenitine, questa andata, non la possiamo provenitine. Ciao, 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 ciao. Una manco per sbaglio. Allora, abbiamo letto, ma non è che quello che dovevamo scrivere direttamente sotto. Potrebbe. Eravamo troppo convinti. No, però è giusto. Cioè, come è scritto è error, no, avevo sbagliato tutto. Stavo tutto sotto. Perché giustamente noi abbiamo messo qui A, la prima colonna di A, che ha grandezza. Ma sono tutti due vettori infinita. Chi se ne frega? Ah, no, B è un vettore colonna. Ah, ecco, ah, B trasposto. E B trasposto, cioè B... L'apice. No, 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 no. Ma anche così non ha senso perché non è no, l'apice, il... Cioè il... La posta. Ah, questo. Ah no, la posta con questo. Sì. Sembrava quello di The Lady. Ti devo mettere in riga. Nessuno me l'ha visto. Vabbè, nessuno me l'ha visto. Qui pure. E sotto pure. Qui perché questo dobbiamo trasporre. E qui invece. E allora perché c'è il punto e virgola. Speriamo che diventa. Aspetta. Adesso abbiamo due colonne. E stiamo facendo la. Ah, no, sì, una colonna è una colonna, okay, no, ma questo è quello che ci chiede. Ah no, ma aspetta, sì, via col di 16 la... sì, giusto, esattamente questo mettere... ci chiede. No, giusto questo perché ci chiede abirò però con l'apice. Ah, sicuro no, è abirò in, no, in, nell'ordine apposto che abirò. Serve anche così si praticamente abirò trasposto abirò quella così sì. Ora questo a parte qua un vettore riga, quindi devi trasporre B di nuovo di... B trasposto qui sì. O dopo? No, ok, anche questa con un provenitine esattamente quello che mi suggerisce il provenitine. Ah no, tutto giusto, però tutto comunque una cosa che potresti anche fare in questi casi qua anche allora, prima è giusto forse questo. Perché è B A con A B con mi hai messo A ah abbiamo scritto male la mi hai messo A B row invece forse lui voleva B prima e poi no, con la colonna no? B A col si chiama B A col, il nome della variabile è corretto forse abbiamo concatenato order. No no il primo era giusto in ah in reverse order. Al contrario e quindi allora facciamo questa cosa qui allora, invertiamo ti dico una cosa che puoi fare ad esempio nella gestione interna della funzione che ad esempio se tu prendi un vettore e gli estendi se stesso tra le fonte dei due punti a prescindere che tu sia arrivato a colonna ti diventa una colonna ok cioè lo diventi in colonna quindi magari così diventa più robusta la funzione di una riga una colonna ok quindi lo utilizzeremo adesso cioè, se volessi tu potresti mettere sia per A che per B la, i due punti così diventa tra le, così così diventa colonna devi combinare gli assegni no? Fuori ok quindi scrivi A uguale se stesso così esatto e così te lo mette diventa un vettore colonna no? Ok così anche come se fossero la stessa no, la, okay, la parentesi qua e B tra parentesi due punti sempre ok quindi adesso stiamo trattando adesso vettori vai. Colonna ma sono ritardato no? Ho sistemato il problema okay. A B row allora adesso noi abbiamo due vettori colonna e ci serve una riga un vettore riga quindi devi trasporre entrambi ha trasposto o bitrasposto però sono messo in posizione corretta sì
Sì, vabbè, però prima ci dava giusto per prima circa. No, il primo era giusto, sì. Poi via call, qua tolgo il trasposto. Prima devi mettere altro. No, via call. No, via call, però dice. Gli elementi di Abirone è l'ordine inverso, quindi il prima B e poi A, sì, oppure mettiamo a B row trasposto. Se no, dove a B row trasposto. No, se fai a B row trasposto è di nuovo A B. Tu puoi scrivere a B row 2 e prendi B e a B row. Lasciamo così. Così funziona, così dovrebbe funzionare. In teoria dovrebbe. Siamo sicuri. Se non ho capito mai la traccia, B è una colonna. Se mettiamo così, così sono due colonne. Sì. E te le mette una accanto all'altra. E quindi non è quello che vogliamo ottenere, perché vogliamo un'unica colonna. Allora metti. Ah sì, quindi devi mettere i due punti, come stai facendo una matrice. No. Sicuro, così. No. E il punto e virgola, scusa. Punto e virgola andiamo a capo. Esatto. Sì. Quindi devi mettere questo e poi sotto. Sì. Quindi così. Allora. L'ultimo aborto. E la trasposizione? Sì. Aspetta. Hai un vettore riga, quindi devi trasporre pure A. Allora, trasponiamo A. Pure B. Dobbiamo trasporre pure B, perché abbiamo così due righe. Sì. E messa così sono un'unica riga. Sì. Che è quello che ci chiede. 8 elementi, fatto i primi 3 di A, gli ultimi 5 di B. Dove? Dagli ultimi 5, gli ultimi 5. Riga. Mi sento così sicuro che questo l'ha submitto senza manco. Ah, così. Così proprio. La prossima provenientina, questa qua. Porca puttana, vero, c'ho la provenientina. Vado a via college in incorrecto, perché aspetta, ma questo è giusto, no, non me la guardo la soluzione vostra, proviamo l'ultima volta a sistemare, però cosa ci uscirà a noi? Perché non abbiamo mandato in tanto per vedere? Perché mi sentivo tanto sicuro. Vabbè, non... Forse il reverse order che abbiamo trovato flippati. L'ultimo abbiamo messo. Forse, non so. Perché non l'abbiamo flippato effettivamente. Abbiamo semplicemente scambiato. Il reverse order si può usare la funzione flip QD che sta per flip upside down. Quindi allora però lui fai direttamente, però allora mi sa che dovevo fare a due punti b, cioè flip a due punti b, magari trasponi a b row e ci metti flip b. Esatto, flip a b row, flip a b row, quindi flip no, è giusto, via colla, scrivi flip uguale flip a b row, a b row trasposto e caccia, no? Esatto. Così dove. Stavolta non mi sento prova, più sicuro. Prova a... vedi, comunque ci deve errore anche su first alpha last alpha. Ah, aspetta, flip UD. Flip UD. Va bene lo stesso. Non facciamo domande. First alpha. Ok, con first alpha devi per forza prenderne... Lost alpha 1.8 è attualmente la dimensione 1.4. Perché inizia nel 1.4? Quanti elementi sono in B? Scusa. 10. In B sono 10. Forse non conta gli estremi in questo modo. E sta considerando 2 nel primo di A. E poi da lì sta facendo meno 4, meno 3, meno 2. No, perché devo comunque... Fai 6, 10. 6, 10. Cioè... No, non si fa così. Cioè... Lasciamo le variabili. Perché dice che ne abbiamo 4? Cioè, mi dice che questa cosa qui è solo un elemento. Ma lì abbiamo... c'è una virgola. End file, end... No, qui. Non ci andrebbe un punto e due punti. No, è una...
È un vettore. No, no, perché stai indicando le due posizioni. Ah, no, due punti devi mettere. Aspetta, in questa maniera che cos'è? E che tipo stai facendo? Da end meno 5 a end. In quel modo abbiamo fatto una... Sì, nella quintultima riga e l'ultima colonna. Non è end meno 4. End meno 5. End meno 5 fa 10. È vero, perché 5 c'è pure da 5 e 3 da 6. Sì, giusto. End meno 4. Perché fai meno 4, meno 3, meno 2, meno 1 ed end. E arrivederci. Esatto. Ci siamo. Al primo colpo da dove stai? Sono fuori. Allora, qua inizia a diventare di dobbiamo fare tutto. Ah, sì. Sono già l'una meno 20, non te lo volevo dire. Ah, facciamo, vabbè, la scrittiamo, dai, programmi. Ah, proprio così. Sì, dai, se facciamo questo può finire. Dai. Fino a quanto possiamo stare? Non so, torno indietro. Dai. Torno lì. Lo fa un while. Divino, scalare. Per 7, fino a quando è meno di 1. Come si scrive il while? Devi scriverlo. While. Che cosa dobbiamo fare? No, cosa, ma ti fidi, cavolo. Ma non è che non mi fido, è che la documentazione è... While expression... cominci uguale, precisa. While expression statement. Ho detto while uguale. Ho detto while, tizio uguale. Ma che cosa deve essere? Questa è la cosa. Questa è la condizione booleana. E ci chiede... Allora, allora prendo un numero, lo divide per 7 finché non è più piccolo. Non è the one, è ok. Vedete, while assign define the value di numero what's left. Allora fai così, dopo end scrivi what's left uguale. Uguale, non dobbiamo fare. Ah, devi dichiarare il numero. No, lo fa. Quindi aspetta, prendiamo. Fai così, dichiaro. Prima devi dichiarare un number. Vedi, questa è la variabile d'ingresso. No, number è qui, non lo devo dichiarare, già ce l'ho qua. Ah, è vero, è già dichiarato. While number. While number maggiore di 7. No, di fare finché non lo devi dividere per 7 finché non è minore di 1. Minore di 1, sì. Number statement ci metti number diviso 7. Però devi anche contare. Quindi cosa può contare? Il numero di volte che fai questa divisione. Non ho intenzione di fare l'incrementato per contatore. Che vergogna. Ah, c'è bisogno di chiarire il contatore, vero? Vero, non è ci. Counter uguale counter più 1, dobbiamo inizializzarlo. Ah no, no, non ho intenzione di farlo così. Vabbè, counter uguale 0. E la fai counter. Non si fa così. No. Non mi ricordo, mi sembra di no. I counter uguale counter più 1. Che vergogna. Okay, che vergogna. Poco tu metti punti in piccolo un po' con oggi. No, per non fare stampare il valore. What's left number? No. Ah, division count si chiama. No, aspetta, poi what's left devi, metti ad esempio qui number 1 che sono number. Ah no, what's left vuole number perché tanto aggiorna il valore. Cioè sì, dovrebbe esatto. Di division count nostro conto. Ah, c'è bisogno di queste le dichiari, non lo volevo dire. Ok. Ah, già ce l'abbiamo. Ah, po' top. No, allora, cioè, se qui puoi lasciare counter e poi qua scrivi division count uguale counter. No, ma tu assegni troppe e variabili. Deve essere unsigned. Com'era? Bit 8. Uguale. Win 8. 0. E iniziamo da 0. Division count. Il valore che attualmente ha più 1, giusto? Penso, boh. What's left vuole number due punti.
What's left for a number? Perché due punti? Punto e virgola. E intanto mi dimentico come si chiamano punto e virgola e due persone che capita. Rest, no. Run function, nah. Pretend, anzi, submit. D'accordo. Sicuramente sbagliato. What's left? Presenting value. Questa è la soluzione. Final value of now. Dove mettere dentro il ciclo while? Cosa? What's left? Perché l'ultima volta che lo fa prende il valore finale e poi esce dal ciclo. Quindi, a parte che what's left uguale number diviso 7. Eh no, perché poi dobbiamo aggiornarlo. Quindi questo mi dice. Sì, sì, vabbè, si può fare pure in questo modo. No, uguale a number. Ah, sono cretino. Era corretto. Abbiamo convertito number con what's left. No, giusto. Lascia come sì, number uguale number diviso 7. Oppure poi metti what's left number diviso 7. Deciditi. No, perché dobbiamo dividere col number no, uguale number di... No, perché se number ha lo stesso valore, se continuiamo a fare il ton, cioè non lo dividiamo, dobbiamo variare il valore suo di number. Dobbiamo variare, lascia così e poi sotto metti what's left uguale number ecco. Dentro il... No, è come l'abbiamo fatto prima così, non è cambiato niente. Assign the final value of number of the output variable what's left. Mi sembra giusto così. Questo è bello. Non so, prova semplicemente a mettere dentro il ciclo con l'ultima. No, perché mi sembra perché giusto. Perché facciamo continuamente assegnazione, facciamo solo una volta alla fine, a meno che non si aspetta questa condizione che non è quando è minore di 1. Vediamo cosa ci chiede. Ah, ma un number non è mai minore di 1, ma il number è maggiore di 1. Brutti ritardati. Number è 256, fra quando è maggiore di 1 lo continuiamo a dividere. Era con disparata condizione. E l'uguale ci va. No. Ho detto uguale per farti l'esempio. Vedi un po'. Facilissimo. Perché sembrava giusto questo? Abbiamo finito. Va bene, facciamo uno di ognuno. Array calculation, lo passi? Sì. No. Allora, scegliamo uno a caso. La legge di Hook. È l'ultimo, quindi è più difficile, quindi sono più forte. Sì, tu? Sì, una meno che sabato. Quindi c'è più casino. Veramente. Sempre c'è più casino. La legge di Hook. Vabbè. Con questa equazione. Ma io mai l'ho vista scritta così la legge di Hook. Come? No, mai l'ho visto, vabbè che ho fatto la liceo, quindi. Forse anche sì, in fisica 1 l'ho fatto. Sì, la fisica 1 sì. La fisica ha fatto schifo all'università. Ma di calcolare epsilon in base a ciascun valore di stress esistente. Segno il risultato come se fosse un vettore colonna. E noi abbiamo già. Aspetta, lo so, dobbiamo ritornare. Epsilon. Dov'è l'epsilon?
Sei qua, dov'è la epsilon qui? Ah no, il metal data corrisponde al... Noi abbiamo il sigma, abbiamo le che dobbiamo trovare. Ah, quindi fa il sigma su E praticamente. Esatto. Sì, però elemento con elemento. Punto fratto, insomma. Dobbiamo fare, aspetta, sigma diviso E. E la nostra E. Ce l'abbiamo, E? E qual è la nostra? Come si legge un sigma? Ah, beh, è la costante. Questa sì. È la E, immagino. È la costante. Ah. E questi sono gli elementi di metal data. Allora, innanzitutto dobbiamo ritornare strain values, che è questo qui. No, strain values non è qui. Aspetta, ho capito la richiesta dell'esercizio. Prendere un'altra lettera. No, aspetta. No, faccio un casco a richiesta. Ah, questo qui è la grosso. È questo vettore colonna. Quindi lui mi dice innanzitutto che metal data in nostra epsilon è la metal data, giusto? Ah no, non è la metal data. Stress values. E non è questo? Concordate con me se faccio scrivo questa cosa e sto prendendo lui. Però lui è un vettore colonna, lui mi ha detto che per sì e per no lo prendiamo sempre così, così diventa sicuramente un colonna, una colonna. Stai detto però. Cosa? Beh, ma se è un vettore di un solo elemento. No, questo epsilon è lei. Ah, sì. Sì, siamo sicuri che sia l'espa. Stress in material units. No. Sì, io ce l'ho. Sì. Allora, concordiamo che 200 è grossa. Penso di sì. Per forza di cose, la epsilon è il vettore colonna. E ci dobbiamo calcolare. Aspetta, noi dobbiamo trovare la epsilon. No. Ah no, ok. Non so cosa ci dobbiamo trovare. E allora dobbiamo fare il prodotto. Ah no, copy this thing, ok. Dobbiamo trovarci cosa? Come cazzo ti... No, epsilon, non ci conosciamo. Ah no, ho capito la richiesta. Dobbiamo fare la epsilon è su sigma, è 200, sigma è la... questo si può. Però il valore è asincro. Sì, non. Metal data. Che cosa? No, ho capito manco io. Allora, leggiamo con calma da capo. Stress value
allievo e poi la cambiamo esercizio, sono rotto il cazzo. Mi sono veramente rotto il cazzo. Il primo. La scala è prima. Quindi sono il secondo. No, sono a meno esercizio. Poco testo, poco testo, poco testo, poco testo. Primo deve essere facile. Poco testo, top. Allora, aggiungi una riga sotto, no? Che cosa? Aspetta, dove sono scarpe? Che cazzo è il mini? Ah, no. Color medio. Di ogni colonna di A. Quindi è la A, B, G. Dobbiamo appendere una riga alla matrice A e assegnarla alla B. Quindi B uguale, dobbiamo appendere una riga dell'A, quindi creiamo una nuova matrice. Come si aggiungiamo una riga alla matrice? Basta che fai tipo... crea una matrice che immagino sia una... no, non può essere un virus. Vabbè, riassegna, scrivi A uguale A due punti. No, no, non punti. Puoi cambiare il valore delle cose. Io vuoi fare una copia. Ah, A2, no, no, fa schifo, non si programma così. Secondo me se ci giocano tipo con... ci sarà qualcosa che mette la virgola al punto, punto virgola, comincia del genere. E tra l'altro, o facciamo. Allora, se mi veniva in mente era questa: di prendere la matrice. Facciamo una copia, senti, non c'ho voglia di. Non devo dimostrare da per programmare. A copy, a 2. A copy. Is equal to A. Che vergogna. Va bene, adesso qua possiamo fare il cazzo che ci fa. Quindi prendiamo la A, matrice A. È la media di ogni colonna. Sì, ci abbiamo tipo 5x5. Prendiamo la media e la degli elementi delle colonne. Sì, ci, sarà, ci sarà una funzione che fa la media. Min. Quindi facciamo min. Aspetta la documentazione. Allora, min di A. La media degli elementi. Se è una matrice, ritorna un vettore colonna riga con la A, esattamente quello che ci serve a noi. Facciamo min di A. Quindi la B sarebbe la, allora idealmente la A copy più la min di A, però perché più la, no, la più è scritto male, però tipo è quella più quella. Ah, e allora metti A copy due punti min A, e alla fine poi fate ecco tutto con la matrice A. Scrivendo minco, aspetta. Ah, copy. Ah no, facciamo direttamente con la A due punti. Punto e virgola. Ah, quindi A. No. Oh. Apri parentesi quadra. Sì. A due A punto e virgola, min A. A punto e virgola. Min A. Chiudi quadra e caccia quella all'inizio. Qual è la. Cosa? Questa se ne va via? No, no, soltanto A, soltanto la B. Non riesco a usare questo tastiere. E faccio pure questo A copy che non ti va via, niente. Via, ok. Dignità salvata. Ok. Siamo sicuri che allora, questa si possa fare? È legale. Partendo dalla matrice originale A, aggiungi una riga sotto A, che consiste nella somma di tutte le colonne di A. E se... ah, vabbè, la stessa cosa, prima c'è fare min A, devi mettere sum. C uguale A sum A. Si può fare sta cosa? Sì.
La funzione sum funziona come dici tu? Sì. Appena è sbagliato. E poi bisogna sempre sulle colonne. Se vuoi cambiare il comportamento basta che dici virgola e dici la dimensione su cui fa l'operazione. Quindi dici virgola 1, come una la dimensione lungo la linea di quantitativa. Next at the column, lo civetto, non ci sto, diciamo, vincerò così. Ah, beh, la stessa cosa, non devi sommare le righe, esatto, lo dicevo adesso. Quindi devi fare D uguale C, no, sempre quadra, C, due punti, sum, che è punto e virgola, su due punti, sum, C, virgola, 1 erano le righe. Così? Sì, però la spaziatura è un po' orribile da guardare, C, virgola, 1. Sì, lo possiamo, possiamo sempre peggiorare. Lo possiamo sempre peggiorare. Così. Vabbè, ma mandami il submit. Assolutamente no. Fa il submit. A tutti sbagliati. Dovevo trasformare. No, no. 6-7 con il 6-7-6. Perché? Fuori dai che qua ci stanno i due punti. Perché i due punti? No, no, perché così senza motivo. Possiamo somma di ogni riga di C e segno di tutta la modificazione. E non è così. Ah, perché? Aspetta. Da colonna se devi aggiungere una colonna non è appunto aggiungi una colonna. Ah, devi aggiungere una colonna, quindi spazio. Vai, ho detto proprio così, penso, ci siamo sono fiducioso, arrivo un paio di errori pure in quelle che prima erano giuste. Aspetta, perché prima ha funzionato però? No, ci sarà qualche spazio di... se mettiamo la virgola così non... Sì, forse non ti è venuto perché provando a compilarlo ha dato errore il codice proprio. Allora... Abbiamo messo... giusto. Esatto, poi lanciarlo e rischi da errori. I primi due erano giusti. Cos'è che devi fare nella D? Dovevo aggiungere una colonna... una colonna a C che è la somma dei valori della riga. Questa virgola qui non deve esistere. Somma di each row. Quindi vedi, è proprio quello che ti avevo detto, forse ho detto una bugia. Prova a mettere due. No, okay. Prova. Con lo spazio anche, sì. Per metterlo accanto sì, ci metto lo spazio. In quel modo le metti in colonna con punto e virgola. Ok, no, ho sbagliato. Submettiamo, signore, andiamo a pranzo. Va bene. Lo sappiamo programmare. Sono fortissimo. Facciamo così. Allora con Cappuccini potete fare i progetti in mappa. Ma meglio in matematica. Meglio. E così, allora questo è tutto, vediamo forse ci manca fare una cosa. Così ci zoomiamo per il saluto finale. E ci vediamo alla prossima. Grazie mille a tutti.